Progetto Music of Young per aiutare a dare visibilità e far conoscere i giovani talenti della chitarra. Oltre a garantire la mia partecipazione durante qualche trasmissione per ascoltare e dare magari qualche consiglio utile a questi ragazzi, metterò a disposizione tutti i miei canali social, tutte le dirette. Saranno trasmesse anche sul mio Facebook e sul mio YouTube. È un momento importantissimo per investire su questi giovani, dandogli un supporto che noi mettiamo a disposizione gratuitamente, con energie, competenze, serietà, per aiutarli a coltivare il loro sogno, sperando in una musica sempre migliore in un domani, investendo sui talenti, che sono i talenti del giorno d'oggi. E a me poi fa molto piacere, perché a volte alcuni di loro si sono formati sulla mia didattica, che seguo da oltre 20 anni. Tenete d'occhio Music of Young. Ciao ragazzi, sono Ciro Manna ed eccomi qui per dichiarare il mio supporto a una nuova bellissima iniziativa ideata da Music of, che si chiama Music of Young. Questo progetto è volto a supportare i nuovi giovani talenti della chitarra e anche io voglio dare il mio contributo, infatti metterò a disposizione i miei canali social e tutte le piattaforme da me gestite per poter dare ulteriore visibilità a questi ragazzi e poi metterò a disposizione anche le mie competenze, del resto diciamo i capelli bianchi servono a questo. E niente, quindi per quello che posso voglio dare qualche nuovo input e qualche nuovo stimolo magari a questi ragazzi e sensibilizzare anche le persone nel supportare i giovani talenti di adesso, perché per avere un futuro migliore nella musica dobbiamo coltivare i giovani di adesso. E quindi non mi resta che fare un grande in bocca al lupo a questi ragazzi e sicuramente ne vedremo delle belle, quindi sintonizzatevi sui canali di Music Off ma anche di quelli di tutti i professionisti che supporteranno questa iniziativa e niente, buona musica a tutti. Ciao ragazzi, Music Off Young, Music Off Young. Ciao, sono Federico Malaman e con questo video faccio una dichiarazione di supporto ad un nuovissimo progetto di Music Off. Il progetto punta a una promozione di una gioventù musicale straordinaria che sta crescendo pian piano qui in Italia ed è giusto che tutti ne vengano a conoscenza. Music Off Young. Cosa succederà? Ci saranno tantissime dirette con tanti ospiti, i giovani ovviamente inclusi. Magari ci sarà uno scambio di opinioni, dei consigli. Non saprai cosa consigliare perché sono bravissimi, quindi il consiglio è continuate così, non demordete, non perdete la fiducia in voi stessi, siete veramente bravissimi. E cosa posso dire? Seguiteci nei social di Music Off, nei social degli altri ospiti che parteciperanno alle dirette, anche nei miei social. Viva i giovani, viva la musica, viva Music of Young. Ciao a tutti, sono Gianluca Ferro e con questo video vorrei annunciare il mio supporto all'iniziativa di Music of Young. La community di Music of ha lanciato questa stupenda iniziativa a supporto dei giovani talenti musicali italiani. Io personalmente interverrò durante alcune delle dirette, avrò modo di chiacchierare con i ragazzi, perché no, magari dispensare qualche piccolo consiglio, ma sicuramente avrò modo di imparare tanto da loro perché, pur essendo molto giovani, hanno già tanto da dire. Sarà un onore per me anche poter condividere questi eventi sulla mia pagina personali, quindi sulla pagina Facebook e così via. E devo dire che sono veramente felicissimo, onorato di poter far parte di un progetto così nobile che renderà sicuramente migliore il panorama, il mondo musicale italiano del futuro, perché appunto partendo dai giovani che si fanno grandi cose. Totale supporto per questi giovani talenti italiani. Grazie mille a Music Off. Ciao a tutti, sono Giuseppe Scarpato, vi volevo parlare di una iniziativa molto bella dei miei amici di Music Off. Si chiama Music Off Young ed è un'iniziativa rivolta ai giovani musicisti, alla prossima generazione di musicisti. L'Italia fortunatamente è ricchissima di... Eccoci, buonasera a tutti, siete un pacco di gente incredibile ragazzi. Buonasera, benvenuti, mettetevi comodi. Birra, popcorn, che questa serata sarà memorabile, ve lo prometto, sarà una cosa veramente incredibile. Intanto un giretto di saluti, anche se ho visto già un fiume di commenti. Ciao Lorenzo Venza, ciao Jordan Drago, To Play Studio, buonasera. Ciao Chiara, ciao Ross75, ciao Tommy Greco, buonasera. Marco, tu stai facendo la diretta, non devi scrivere dentro la chat. Ciao Noemi, buonasera, Noemi Terrasi, ciao Gabriele Boi, ciao Sergio66B, buonasera, e ciao Attilio Calabrese, ciao Elisa Zimbardo, buonasera, ciao Alvis Elvis, buonasera, prima di andare, buonasera, in bocca al lupo. Bene, i ragazzi stanno veramente rilassatissimi, proprio per niente in ansia, quindi state tranquilli che andrà tutto benissimo.
Ciao Simone Godi, buonasera. Ciao Silent Not. Ciao Enrico Santa Caterina, grandissimo. Stasera poi ci saranno tutti i vostri padrini collegati alla grandissima, ecco, proprio per farvi, per accompagnarvi in questa serata. Intanto io metto il nostro timer così si parte. Ciao Alessandro Zilio, grandissimo, buonasera. Ciao Valerio Agulini, ciao Francesco Ieraci, tutti i colleghi che sono venuti a vedere la vostra diretta. Ciao Maldaralli, buonasera. Ciao Oscar Pilloni, ciao, ciao chitarra Rodolfo Capoderosa, buonasera. Ciao Nicola, ciao Nicola Schinto, buonasera, mi chiamo Nicola e sono il fan numero uno di Camilla. Io sono tutti i fan di Camilla Sperati, ragazzi, stasera. Martino Posenato, buonasera. Gaspare Cavaccaro, buonasera. Ciao Luca Massa, ciao Emanuele Giannoni, ciao Gianni Verdone, ciao Francesco Ieracio, buonasera. Ciao Luca Piola, ragazzi, siete veramente un oceano di persone, veramente tantissime persone. Sarà una serata bellissima, veramente piena di musica, piena anche di stimoli, di entusiasmi anche. Ciao Francesco De Rossi, dai gatti pratici, ciao Samo Perduca, che è stato fino adesso con noi il capitano di Music of Young, per fare un salutino, un incoraggiamento ai colleghi che questa sera stanno sotto al torchio della diretta. Ciao Andrea De Nanni, buonasera. Ciao Sindanzante, buonasera. Madonna ragazzi, quanti messaggi. Aspetta, vediamo un po' se trovo qualcosa al volo di cose anomale. Vediamo un po'. Aspettavo questa serata da un bel po', hype a mille. Sì, abbiamo ritardato un po' la cadenza, ma è stato proprio per preparare tutto quello che c'è anche intorno a questa diretta che stasera vi racconteremo. Ciao Flavia Messinese, stasera si spacca. Ciao Claudio Cignoni, Lorenzo Cion, Luke De Taro. Ciao Mirko Presutti, ciao Andrea Di Bella, buonasera, grandissimi. Allora, intanto, ovunque voi siate, c'è già tantissima gente collegata, più di 400 persone già, sono appena le 9. E io vi invito a condividere il video di questa diretta e a mettere un like al video se siete su YouTube, oltretutto se siete sulla pagina di Music Off o sul canale di YouTube di Massimo Varini, che ci ospita anche lui. Ma andiamo a incominciare. Bene, allora, come sempre, diciamo, queste serate sono molto attese, non soltanto da voi, ma soprattutto da noi. Appassionato è per noi, dello staff di Music Off, preparare questo evento, perché tra tutti i bellissimi eventi che siamo fortunati a poter ostare, essere come padroni di casa di questi eventi, sicuramente Music Off Young è quello che più siamo legati proprio a livello emotivo, emozionale, è proprio un regalo per noi. Però organizzare questa roba è un delirio che non immaginate nemmeno. Allora, intanto, la prima cosa, proprio la più importante, è un doveroso grazie a tanti professionisti che fino ad oggi li abbiamo chiamati i big, ma sono diventati proprio dei veri e propri padrini di questi ragazzi, che non sono più 10, ma sono diventati tantissimi, perché adesso il team è da 37 persone e ci stanno un'altra quarantina di persone che hanno fatto l'application per questo progetto. Stasera poi lo spiegheremo bene. Vorrei ringraziarvi perché stiamo facendo questa diretta sul canale di tanti, sul canale YouTube di Massimo Varini, oltre a Music Off, ma le pagine Facebook di tantissimi artisti, che sono Massimo Varini, Ciro Manna, Andrea Martongelli, Gianluca Ferro, Claudio Pietronic, Giuseppe Scarpato, Giacomo Pasquali, Vince Carpentieri, Enrico Santa Caterina, Manuele Montesanti, Luca Galeano e Francesco Savarese. Io lo voglio ringraziare perché comunque mettono a disposizione i loro spazi faticosamente costruiti per un progetto che non è il loro direttamente, dove non ci sono loro necessariamente durante queste dirette. E questo secondo me è un meraviglioso segnale di comunione, ecco, di fiducia e di voglia di investire su qualcosa di bello, qualcosa che porti frutto a suo tempo. Bene, allora stasera la roadmap che andiamo a fare è questa, che adesso io tra pochissimo vi introduco i quattro cavalieri dell'Apocalisse di questa sera, accompagnati da una gentil donzella che ha la mano pesantissima, la mano del demonio proprio, veramente tanta roba. E suoneremo un po', faranno un pezzo, chiacchiereremo un po', li conosceremo un po' più da vicino. Poi a un certo punto entreranno questi due ospiti segreti, che loro non sanno chi sono, non lo sa nessuno fino alla sera della diretta, che sono già qua con noi, stanno là dietro zitti zitti. Immaginate che per scegliere dei musicisti che possano avere un'expertise legata a
quello che fanno questi ragazzi non è semplice, perché dei quattro che ci sono stasera ci sono generi diversi, stili diversi, storie diverse, vite musicali diverse, suoni diversi. Quindi non è facile trovare qualcuno che sia adatto a questo ruolo. Quindi stasera ci divertiremo un po'. Poi durante la diretta vi racconterò come partecipare a Music of Young, se vi va di partecipare a questo progetto anche a voi, che non è solo le dirette, e adesso i ragazzi che ne fanno parte, anzi, se scrivetelo pure voi direttamente dentro la chat, è un'esperienza completamente coinvolgente, di grande formazione, di grande comunione, e non è soltanto un'esperienza legata al mondo delle dirette. C'è tanta strada da fare, oltretutto sabato questo, soltanto per i ragazzi, visto che tanto so che la maggior parte stanno vedendo questo evento, faremo un appuntamento su Discord, del canale Discord di Music Off, solo per loro, che si chiama Music Off Young, What Lies Ahead. Questo è un evento esclusivo che facciamo solo per i ragazzi di Music Off Young, per spiegargli e raccontargli quelle che sono le idee che abbiamo messo in campo, noi insieme anche ai loro padrini, perché loro non lo sanno, che noi ci sentiamo continuamente con tutta sta gente, per organizzare delle altre cose sempre più coinvolgenti per loro, che possano aiutarli in questo processo di crescita e di professionalizzazione anche del loro lavoro. Perché no? Questa è una cosa veramente molto importante. Ok, ho detto praticamente tutto. L'unica cosa, se siete su Facebook a vedere questa diretta, visto che sentirete un fiume di musica ad altissima qualità, loro si sono veramente fatti in quattro per riuscire a garantire questa qualità audio e video, io vi invito a vedere questa diretta su Twitch, che è il canale privilegiato per le dirette, perché è quello dove possiamo raggiungere il massimo di qualità audio e video. Quindi basta aprirlo sul browser twitch.tv/musicoffcommunity, venite qua dentro, mettete un follow al canale, perché questo è il canale dove noi oltretutto lo terremo come canale primario sempre di più per le dirette, dove vi potete godere questa serata al meglio e poi potete anche partecipare dentro la diretta con i commenti. Vedete, se scrivete un commento su Facebook non arriva, questo è un problema delle API di Facebook, non è colpa nostra purtroppo, però da lì vi potete godere al meglio la diretta e anche partecipare. Bene, direi, vediamo un po'. Ma quanto è bello l'on air là dietro. Sì, questo è figo. Questo me l'ha fatto un mio amico carissimo, si chiama Stefano Rofena, che è un genio della cartotecnica. Mi ha fatto questo on air veramente incredibile. Grazie mille, Musica e Chitarra Non Limits dei Beats. E sto vedendo tutti i commenti che stanno scrivendo gli altri Music of Youngers in merito a questo progetto. Però direi che è arrivato il momento di presentarvi i vostri ospiti, i nostri ospiti di questa sera. Intanto li smuto. Ladies and gentlemen, prima di tutto Camilla Sperati, facciamo i cavalieri, a me piace questa cosa qui, Marco Vassallo, Simone Martinelli e Edoardo Bruni. Ciao folks! Eccoci. Ciao, ciao Thomas! Come va? Rilassatissimi vedo. Sì, molto, grazie. Favola. Bene, bene, è quello che ci vuole. Com'è stata questa preparazione della diretta? Senti, facciamo così, partiamo dai più timidi, così viene meglio. Dai Simone, com'è stata questa preparazione della diretta per te? Molto bella, molta ansia, però cioè, ne vale la pena di sicuro e sono veramente felice di essere qua ora e spero di piacere a tutti quanti. Bene, dai, sono molto contento. Tu c'hai un ringraziamento speciale, esatto. Mi affianco a questo ringraziamento perché stavi con una connessione coi criceti. E però esatto. Un grande artista italiano ti è venuto a salvare la vita. Esatto, ringrazio infatti Viossi che mi ha veramente salvato in corner. Il penultimo giorno gli ho chiesto: senti, ma non è che per caso riesci ad ospitarmi da te? Perché io ho una connessione veramente scarsa e non riesco a farla diretta. Allora lui: sì, non c'è problema. E io ho detto: figata, facciamolo. E niente, sono qua. Bene, bene. Io guarda, ovviamente non vi dico chi sono, ma dovreste vedere le facce dei vostri due padrini là dietro che stanno così. C'è anche senso. Felicissimi, ecco, di vedervi parlare. Vai Camilla, com'è stata la tua preparazione alla diretta? È molto lunga, molta ansia, però sono molto, molto felice di averlo fatto. Bene, bene. Questo poi
Camilla è il masterchef della chitarra, però con la tecnologia ogni volta ci dobbiamo prendere un po' le misure. Sì, però è stata stupenda, guarda, è stata stupenda. Sentirete stasera che botti a colori che sentirete pure da lei. Senti, Vassallo, che dici? Ne dica. Che dire, non lo so, è una sensazione veramente strana. È come se fosse riuscita a ritornare quella piacevole ansietta pre-live che nell'ultimo anno chiaramente mancava, no? Cioè mancava proprio la sensazione della performance, del mettersi in gioco, proprio quelle palpitazioni però piacevoli che si sa che possono comportare o il completo successo o il totale fallimento, che però si è lì in quella bolla intermedia, quindi molto bene in realtà, mancava davvero tanto questa sensazione. Bene, sono contento che almeno ce la viviamo insieme stasera. Edo, tu com'è stata la tua preparazione? Oltretutto tu pure c'hai un ringraziamento perché sì, sei in un doveroso. Bel posto a fare questa diretta. Ho avuto fortuna perché io praticamente devo ringraziare il Lea Studio di Milano nella persona di Fabrizio che mi sta seguendo adesso, anche io qua sono solo, però c'è lui in remoto da qualche parte del mondo, no vabbè, di Milano, anch'io. E quindi grazie Fabri, grazie Lea Art Studio per questa ospitata. Come è stato prepararsi a questo momento? Ma prima cosa, quando mi ricordo ancora quando vidi Thomas Scolasanti sul telefono, dissi wow, qual buon vento. Risposi no, ciao Edoardo, però ci sarebbe questa diretta. Lì per lì ho detto cavolo, mi sono rivenuti in mente i momenti in cui guardavo Music Off, tipo nel 2010, Giacomo Castellano, Casse Dragoon, cose che ho vissuto, no? E quindi wow, ho detto incredibile, il cerchio si chiude. No scherzo, però è stato bello, molto bene, bene, bene. Allora intanto ci siamo un po' sbottonati, potete respirare, levate le buste di plastica così possiamo. Intanto ci stanno 650 persone collegate a vedervi. Ma avevamo appena sbottonato, che siamo... esatto. Visto che la cosa migliore per i musicisti per rompere la tensione è salire sul palco e suonare, facciamo così: ognuno di loro adesso suonerà un brano, però ognuno di loro gli faremo raccontare anche un po' la loro storia. Dopodiché tra 45 minuti, un'ora al massimo, faremo entrare i due big, per cui racconteremo un po' di cose anche con loro. Quindi adesso ci facciamo un primo giro di musica e proprio casualmente iniziamo con Marco Vassallo, perché diciamo lui insieme a Camilla sono stati insieme nel primissimo gruppo di Music Off Young, quindi sono gli ultimi due reduci che mancavano di questa diretta, e visto che Marco è un grande cavaliere, si sacrifica per primo e si immola, certo, come prima vittima sacrificale della diretta. Marco, che ci suoni? Allora, se posso spendere al volo due parole sulla genesi, certo, di questa devi. Roba. Allora, questo qui è un pezzo che è nato insieme a un gruppo. Abbiamo scritto questo pezzo con un gruppo di cui ho fatto parte e vorrei innanzitutto ringraziare e salutare i musicisti che hanno lavorato alla composizione di questo brano insieme a me, nelle persone di Diego Vedelago, Lorenzo Villa e Marco Guidi, a cui faccio un grandissimo saluto e un abbraccio. E per l'occasione è stato riarrangiato e registrato da un arrangiamento suonato da me. Oh, scusa, è l'ansia. Dai, non gli occhi, come dice Proietti. No, ci sono, guarda, ora sarà creepy questa cosa. Vai, niente, e l'arrangiamento è appunto stato rigestito con degli strumenti suonati da me e delle batterie invece suonate da Nicola Smegna. Poi, tutt'altra storia, la fase di mix, che è stato a quattro mani, ho coinvolto amici da tutte le parti, a tutte le ore, indegne del giorno e della notte, disperato, ma devo far suonare le batterie, non sono capace. Quindi, insomma, gli ultimi giorni sono stati un dramma, delle sessioni di after, veramente. Ringrazio tantissimo Roberto Ottone e Emanuele Giannoni, che mi hanno dato una mano fortissima in questo pezzo. E niente, alla fine non aveva un titolo e quindi stamattina, chiudendo il mastering al mattino, ho deciso di chiamarlo Help Me 6 AM, perché era letteralmente la situazione in cui versavo. Allora ricordi di mutare il microfono e poi yes. Marco Vassallo, adesso sarai da solo sullo schermo, guarda, senza ansia, siamo angoscia, qui, siamo, oh no, ciao, qui. Ciao, monopolizzo tutto. Esatto. Vai tranquillo.
Le cuffie, va. La citazione da Super Mario non è scappata a nessuno, eh. In realtà chi mi conosce sa che questa cosa fa parte della mia persona, credo sempre e comunque, cioè proprio è una vita natural durante passata a fare ciò. Guarda, non riesco a leggere i commenti per quanti te ne stanno scrivendo. Questo poi, come dico sempre, nelle dirette io lascio soltanto la visuale piccolina, così rimane sempre la chat di lato e ve lo potete poi rivedere con calma, perché sarebbe impossibile. Ci hanno scritto 100 commenti soltanto su questo pezzo. E leggo solo Valerio Gulini. Bro, mi hai ucciso. Bro, grazie. Senti Marco, raccontaci un po' chi sei, da dove arrivi. Un fiorino. Ma che allora, storia c'hai? Perché suoni? Perché questa cosa ti anima? Che cosa vuoi dire a tanti giovani come te di cosa c'è di bello nella musica? Allora, la musica per me è iniziata... Guarda in camera. La musica per me è iniziata letteralmente alla nascita. Ho la fortuna di avere un papà che ha fatto tutt'altro nella vita di professione, ma che ha sempre avuto forte questa passione e che è riuscito in pieno a trasmetterla fin da quando ero veramente piccolo, senza mai farmela pesare. Non è mai stato un "l'ho fatto, piace a me, quindi devo proiettare questa cosa su di te", ma è stato un "guarda, questa è la musica, le note sono queste, se ti piacciono suona, se no fai dell'altro". Con questa mentalità è nata una passione viscerale. Ho ricordi di musica prima che di parole, di amicizie, di scuola, proprio ha sempre fatto parte della mia vita. E diciamo che chiaramente l'approccio più serio è arrivato poi più avanti nel tempo, ovvero con la maggiore età, con la fine degli studi scolastici, dove poi ho deciso, ho preso proprio coraggio, no? Ho fatto un attimo una valutazione dei se e dei ma, e ho deciso di proseguire questi studi dopo un liceo classico, tra l'altro a seguito del quale tutti dicevano "ma se non fai l'università dopo il classico non andrai da nessuna parte", e io non ci volevo andare da quella parte, che devo dire, volevo provarle un po' tutte, no, in un certo senso. Quindi mi sono iscritto poi in Accademia Lizard, dove sto studiando al momento sotto la guida di Tony De Gruttola. E grande Tony, i risultati sono premianti, ecco. Lo spero. E che dire, niente, amo la musica, ma questo è scontato perché siamo in un posto dove è una condivisione per tutti, no? Che abbiamo la stessa passione, e mi ha sempre dato possibilità di incontrare persone che alla base, condividendo questa stessa passione, non so come, sembra stupido da dire, ma c'era già qualcosa di cui parlare, no? C'era già un filo conduttore su cui poi costruire i rapporti umani, le amicizie, le esperienze di vita. Quindi questo, la musica per me è veramente... è tutto. Bene. So che sembra stupido, ma è tutto. No, che stupido. Lo Rispalmiotto ha notato che hai preso delle cuffie nuove, non è stato un vezzo, ma mi sono state prestate. Le hai sfasciate ieri. Esatto. Sono genovese io, che devo dirla sta cosa. Secondo lei vado a comprare delle cuffie io. Con la tua coccina. Anzi, si sente benissimo. Ne approfitto per salutare e ringraziare Enrica che mi ha salvato con queste cuffie la serata. Ciao Enrica. Scusate. Bene, grande Marco, adesso poi ci facciamo un altro aggiornamento. Che dite? Vogliamo sentire un altro po' di musica? Adesso facciamo suonare la nostra Lady, la Lady di Ferro, okay. Nel senso, con le mani quelle cattive. Ti ricordi soltanto di abbassare il microfono? Okay, se no sentiremo soltanto la tua plettrata devastante della morte. Bene ragazzi, Camilla Sperati. Fammi sentire un attimo il volume pure della base, così te lo confermo se è tutto a posto. Che Camilla c'ha due pezzi e due basi diversi. Ok, ci siamo. Come
comincia pure da capo, Camilla, senza ansia, tranquilla, pausa. Non la fermiamo più adesso. Botte in testa, guarda, grande Camilla, bravissima, bravissima. Ah, dimenticavo di dire che era un pezzo mio. Infatti adesso ce lo racconti. Aspetta che ti alzo io un po' da qua, così siamo più tranquilli. Senti, raccontaci, dici qualcosa del pezzo e poi dopo ti faccio una domanda pure a te. Sì, sì, il pezzo si chiama The Last Day e niente. Fine. Quando l'hai scritto? Come ti è venuto in mente? No, l'ho scritto verso fine 2019, insomma il pezzo ha un mood molto nostalgico perché in quel momento stavo pensando a tante cose della mia vita che stavano finendo, quindi guardando indietro ho scritto poi il pezzo con questo tipo di emozione. Bene. Senti Cami, tu da dove arrivi? A parte che penso c'hai...
mille commenti dentro. Ti leggo solo questo al volo. Camilla, Super Saiyan di terzo livello, spettina tutti in sala e lo so bene, è in live. Ivan Kroschensko. Grazie. È il mio bassista. Ah, bene, bene, ecco perché. Senti, raccontaci un po', da dove arrivi? Perché suoni? Perché c'hai questa cosa che ti anima con questa passione così viscerale per te? Che poi ti sento parlare, poi ti sento suonare, vedo proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Due persone diverse, sì, me lo dicono tutti. Raccontaci un po'. Nella mia casa c'è sempre stata molta musica, però i miei non sono comunque musicisti. E verso gli 11 anni ho deciso che volevo suonare, perché ho visto un mio amico con cui andavo sempre in Sardegna che si era appena fatto una Stratocaster, e quindi sono rimasta folgorata da questo suono distorto, e quindi ho detto ai miei genitori che volevo iniziare a suonare. E vabbè, loro non erano molto convinti, infatti mi hanno subito detto: vabbè, farai due lezioni e poi smetterai subito. E però vabbè, poi ho continuato. E i miei primi ascolti sono stati Led Zeppelin e rock, insomma, anni 70. Uh-huh. Poi ho virato un po' verso il prog e ho iniziato a fare lezioni con Lorenzo Venza. Sì, col tutto sta vedendo la diretta, ho visto Lorenzo. Sì, sì. E quindi ho iniziato a studiare cose più legate all'improvvisazione, fraseggio. E soprattutto grazie all'ascolto di Andy Timmons, che è una delle mie più grandi influenze. E poi ho ascoltato cose tipo Greg Howe, Brett Gassed, cose più fusion. E nel 2017 ho vinto una borsa per il Berkeley e sono stata lì 5 mm-hmm. settimane. E poi attualmente studio a Percento Musica. Bene, bene. Sono molto contento finalmente che siamo riusciti a fare questa diretta con te. Che tu, diciamo, di tutti e 10 i primi ragazzi di Music of Young, eri quella più disastrata tecnologicamente, con la connessione, sì, sì. con tutto. Invece vedi, alla fine, con un po' di pazienza, ce l'abbiamo fatta, sono proprio contento. Bene, grazie Cami, stasera ci divertiremo, ragazzi. Ho carpito un commento mentre suonava Camilla, perché ho più tempo di guardare altre cose, perché ci sono mille occhi. Che è questo bellissimo di Daniele Dongo, e dice: vorrei dire una cosa a Melenza, ma vedere e sentire ragazzi così belli, consapevoli, che nutrono, coltivano questa passione con risultati così eccellenti, mi commuove pure a me. Quindi grazie Daniele, bellissimo commento, questa cosa adesso me la incornicio assolutamente. Bene, siamo pronti, sentiamo un po' di acustica, dai, almeno ci rifacciamo l'orecchio in attesa di Simone, che ci farà veramente male anche come volumi e come tutto il resto. Cosa, ciao Edo. Ciao Thomas, ma devo parlare? Dimmi un po', oppure parliamo dopo? No, diciamo prima, facciamo così, facciamo al contrario, dai, prima suoni, e, anzi introducici il pezzo, perché questa è una cosa molto carina che tu hai fatto, e poi suoni e poi dopo ci racconti un po' che fai, chi sei, da dove arrivi, un fiorino, anche te un fiorino. Un fiorentino, vabbè. Comunque, il pezzo non è proprio un pezzo, è un collage di due tracce vocali che ho trovato legalmente, ok? E praticamente, appunto, ho preso queste tracce vocali di due pezzi pop. Se intanto Fabri mi accende il microfono dell'acustica, grazie Fabri. E praticamente ho creato una parte di acustica in questi brani pop, che più pop proprio non si può, bellissimi, che erano anche senza chitarra. Quindi, primo lockdown, io che stavo impazzendo da solo chiuso in casa, e ho dovuto fare qualcosa. Suonando la chitarra mi sono messo lì e ho cercato di fare qualcosa, spero di bello. A me piaceva quando l'ho fatto. Bene, allora sentiamolo e poi dopo ci racconti un po' da dove arrivi. Vai. Hold 'em like they do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him high, show him what I got.
him hard, show him what I got. Yeah. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down. Ritmica solid rock, grandissimo Edo. Grazie Thomas. Bravissimo, veramente bello, poi proprio un bel suono. Era un po' alta la base all'inizio, ma credo che Fabrizio mi abbia letto nel backstage e ha dato una giustatina in corsa. Sicuro, bello, Fabio, grande. Bello. Grazie. Sì, è stato molto coraggioso Edo a fare una cosa acustica, che poi è la prima volta fino adesso dentro Music of Young, e ne sono contentissimo, perché dentro ci sta quella preparazione di cui stiamo parlando in tanti mesi, anche tanti ospiti. Mi ricordo quando è venuto Giuseppe Scarpato, che ha raccontato il fatto che il 95% del suo lavoro di chitarrista e di produttore è suonare chitarra acustica, ritmica, più delle volte. Quindi farlo fatto bene, con questo tiro, con questo mood, fa veramente differenza. Grazie. Senti Edo, raccontaci un po', chi sei, da dove arrivi? Allora, io sono Edoardo Bruni, il 25 marzo faccio 25 anni e sono toscano, si sente, da un paio di anni vivo a Milano. Vivo a Milano perché, facendola molto breve, spero di esserlo, fin da piccolo io ho sempre amato la musica, ma non da chitarrista, nel senso che Mi esaltavo quando sentivo Hendrix, cioè a me non me ne fregava fino a un certo punto, fino a tipo 15 anni. A me prima non me ne fregava niente della chitarra. Me ne fregava però della chitarra all'interno dei contesti pop. Cioè io mi ricordo che sentii da mia mamma Più bella cosa e dissi: ma cos'è? Cos'è questo suono? Ma come? È una chitarra. Cioè sentire la chitarra così camaleontica, che adesso svolge un ruolo, al pezzo dopo è tutta un'altra cosa. A me questa cosa mi ha sempre gasato, e quindi ho rincorso i vari dischi prodotti da quello, da quell'altro, e ero l'unico a 6 anni che sapeva chi ha prodotto questo, chi l'ha mixato, masterizzato da Baglio, cioè ero fissato come sono ancora, quindi è un po' questo il mio percorso. Poi dopo ho fatto anche studi jazzistici con grandi docenti. Ora Non ne voglio nominare nessuno, perché se poi me ne dimentico uno faccio una figura così, passo un po' da stronzo, quindi... Nomina quelli che vuoi, ecco, non ti preoccupare. Beh, mi viene in mente, vabbè, Giacomo Castellano, tutti che mi hanno dato veramente tanto, Giorgio Secco, seminari col grande Massimo Varini, 2 seminari, Roberto Cecchetto... Scusa, aspetta, fermo, sì. Guarda un po' che messaggio che è arrivato, l'hai nominato, eh? Oh... Guarda, non è banale, io conosco tutte le sue chitarre a mente, dai dischi di Celentano, cioè. Grazie Massimo, veramente.
tanta roba. Grande Max, grazie per l'hosting, diciamo che stiamo facendo lo streaming, l'ho detto all'inizio ma ci tengo proprio un attimo a ridirla questa cosa. Allora, stiamo facendo lo streaming anche sul suo canale YouTube e sulle pagine Facebook di tutti questi colleghi che sono i padrini di questo progetto di Music of Young, che ringrazio tantissimo, non tanto solo per la visibilità, ma per il fatto di essere così liberi nel andare incontro, ecco, a un qualcosa di bello che viene fatto per il futuro della musica in Italia. Quindi sono veramente molto contento e sono sempre molto grato di questa cosa, mi sento proprio molto grato di questa cosa anche per la loro preziosa amicizia, perché con ognuno di loro c'è una grandissima, grandissima amicizia. Bene, Edo, vai, vai, racconta pure. Che cosa che ti anima, quindi? Che vuoi fare? Perché vuoi fare? Io che voglio, guarda, me l'hanno detto, ti dico la verità, non faccio nomi, ma un produttore famoso nel 2014 mi disse, andai da lui in studio, mi disse, però tu devi scegliere, tu non puoi decidere di scrivere, perché io scrivo anche, io produco, no? Faccio anche il produttore, però lui mi disse all'epoca, tu non puoi fare tutto, devi scegliere. Poi col tempo ho capito invece che comunque ci sono grandi chitarristi che fanno un po' tutto anche, cioè, o grandi produttori che suonano. Cioè io sono rimasto ammaliato fin da piccolo dalle chitarre dei dischi di Eros, che c'era Landau, che poi ho anche conosciuto fortunatamente, e le acustiche erano fatte da Guidetti. Cioè a me quel suono, ci ho passato veramente gli anni, mentre tutti studiavano cose sicuramente più chitarristiche, io ero lì che studiavo lo strumming, ci stavo aggiornato, i miei mi dicevano, ma basta, c'hai rotto, cioè... E invece no, io cioè, sono ariete, quindi ho la testa dura e continuo tuttora. Bene, intanto ci sono 800 persone collegate, ragazzi, tra YouTube, Facebook, tutte quelle pagine e Instagram, scusate, Twitch. Quindi bene, è arrivato il momento di sentire un po' di sano metallo dopo aver sentito tutto acustico e molto curato nella dinamica eccetera. Simone, senti, io ti faccio prima suonare perché sennò ti viene infarto, che dici? Certo. Però prima volevo ringraziare dimmi. Per questa backing track Sean Danzante, che è un grandissimo, e anche la Silvia Boschiero, perché hanno suonato loro le chitarre ritmiche in questa backing track, e il master e il mix l'ha fatto Stefano Como. Quindi grazie. Bene. Ancora. Bene, perfetto. Vai col botto. Sposta il microfono. Yeah.
Mamma mia. Sono ricresciuti i capelli per poi cadermi di nuovo proprio. Aspetta che riapro i microfoni ai nostri amici. Marco si muta sempre lui, quindi non c'è verso. Vabbè, proprio sta arrivando un fiume di commenti, veramente pazzesco, fortissimo, sì. Un timing grazie. Incredibile. Grazie, mi impressiona grazie. Sempre quello. Sulle cose un po' tirate soprattutto mi impressiona quando c'è il timing che spacca, veramente fortissimo. Sì, sì, grazie. Jordan Dragon si dice sti cazzi, si può dire, a voglia si può dire. Grazie mille. Sì, sì. Bene, senti Simon, raccontaci un po' tu da dove arrivi e che cos'è che ti anima, cioè perché la musica è così importante per te nella tua vita? Allora, premetto che è nato tutto per caso. Io, fino all'età di 10-11 anni, non ascoltavo assolutamente questo genere, zero meno. Poi nel 2009 è morto Michael Jackson, la notizia ha fatto scalpore, allora ho iniziato ad ascoltarlo e da lì è iniziato la buona musica, diciamo. E anche un po' per i miei amici che quando andavamo alle medie insieme ascoltavamo, cioè Van Halen, Europe, allora sai, stare in compagnia mi hanno influenzato e è andata così. Quindi tutto per caso e grazie ai miei amici, perché senza di loro io non so adesso cosa ascolterei ancora. E niente, io suono da quando ho più o meno 13 anni, quindi ormai sono quasi 10 anni. E ho fatto un percorso, diciamo, d'autodidatta. Andavo a scuola di musica, ma non studiavo, cioè non studiavo quello che mi davano, facevo quello che volevo io. Quindi ho iniziato a studiare seriamente l'anno scorso, quando mi sono iscritto alla Rock Guitar Academy di Donato Begotti, che saluto se sta vedendo la diretta, e anche grande i miei Donato. Amici di classe, Mitch, Alessio, ciao a tutti se state guardando, ma credo di sì. E niente, la musica mi anima perché, no, non lo so, non c'è una vera risposta, cioè sento che devo farlo, punto, cioè. Bene, questa è un'ottima risposta, un'ottima risposta, assolutamente. Bene, sono molto contento, siamo partiti col botto, ragazzi. Allora, io adesso, prima di far entrare i vostri due big, vorrei raccontare in brevissimo, insieme a voi, anzi col vostro aiuto, soprattutto di Marco e Simone che ne hanno preso parte subito, Edoardo e Camilla invece in questa prima tornata non ci sono stati per cose, per questioni più loro, parlare un attimo di quello che noi abbiamo fatto questo mese insieme. Perché praticamente su Discord di Music Off abbiamo fatto un'area tutta dedicata ai Music Off Youngers, dove non soltanto c'hanno dei canali privati dove possono parlare tra di loro, ma un mese fa, io parto sempre matto, fracico, come si dice a Roma, abbiamo fatto un incontro su Discord di un paio d'ore, e io gli ho, tra le varie cose che gli ho raccontato di cos'è questo progetto di Music Off Young, adesso ce lo rivediamo un attimo perché tanti di voi in questi giorni mi hanno scritto come fare per partecipare a Music Off Young, gli ho lanciato una sfida un po' matta, e gli ho detto, in questo mese che viene, era esattamente un mese fa, l'idea sarebbe di scrivere dei brani scritti, arrangiati, registrati e poi fatto anche un video di un pezzo che realizzate insieme a dei vostri colleghi Music Off Youngers, senza conoscerli, in maniera assolutamente casuale, cioè non è che si sono fatte le squadre, ognuno con la gente che voleva, ma abbiamo istituito, diciamo, 8 team leader, diciamo, dei facilitatori, dei coordinatori, e gli abbiamo dato un numero da 1 a 8. E nella sequenza in cui erano collegati a questo canale su Discord, gli abbiamo dato un numero ad ognuno di loro. Quindi Simone tu sei 1, Marco tu sei 2 e così via. Quindi sono usciti fuori 8 gruppi da 4 persone. Poi qualcuno è arrivato un po' in ritardo, quel giorno non c'era, però diciamo sono arrivati grosso modo dei 36-37 che ci sono on board, 32 hanno partecipato a questa sfida di questo mese. E si sono divisi il lavoro e l'hanno fatto tutto in maniera coordinata insieme dentro Discord sui canali vocali e video, dove aprivano le tracce, scrivevano le parti, sceglievano gli arrangiamenti, facevano i suoni, si dividevano i soli, ci sono alcuni di loro che hanno fatto anche le parti sovrapposte, armonizzazione, hanno fatto un lavoro incredibile.
quello che, non gli, quello che gli mancava, quindi magari a uno mancava il basso, a uno mancava il fonico, a uno mancava il videomaker, l'hanno cercato prima di tutto negli altri team di Music of Young e poi con qualcuno dei big che sta dentro Discord di Music of. Quindi qualcuno, so che Enrico Santa Caterina ha fatto il basso a qualcuno, a qualcuno dei team. Ivan Benvenuti, che è un fonico, ha fatto il mix di uno dei brani. Un altro ragazzo ha fatto il video editing del video montato. Quindi è stata un'esperienza micidiale. Io adesso vi farò vedere, dopo il feedback, anzi prima vi faccio da un feedback da Marco e poi da Simone su questa esperienza. Marco, com'è stata questa cosa? Oltretutto tu, se non mi ricordo male, eri uno dei referenti di questi gruppi. Io ho avuto qui, no? Questa incombenza, questo ruolo burocratico da team leader di... Guarda appunto... in camera. Oh, sì, sì, no, ma posso avvicinati guardare ovunque, quindi? No, scusa, va battuta orribile. Vabbè, che dire? Sì, me ne vado. C'è un tasto per chiudere la diretta. No, scusa. Esatto. No, è stato un lavoro, allora, come ho detto appunto anche prima, è capitato ovviamente che si sovrapponesse questa incombenza da team leading, quindi comunque una figura di referente per il mio gruppo, e l'impegno di preparazione per la diretta. Quindi ammetto che io soggettivamente a un certo punto ho avuto una sorta di breakdown emotivo, per cui non riuscivo più a gestire, avevo le mani in pasta dappertutto, no, registra questo, manda le tastiere, c'è un mix da fare, la diretta, cioè era una roba veramente triviale. Però sicuramente intanto sfrutto l'occasione anche qui nella fattispecie per quello che è stato il progetto del nostro gruppo, per ringraziare nuovamente la figura di Emanuele Giannoni e i suoi after infiniti in chiamate su Discord per portare a casa dei mix che sono stati intensi e piacevoli, spero anche, soprattutto per me umanamente, molto per lui forse un po' meno dato che stava pure a lavorare. Però insomma, al di là di questo, senz'altro tanta unità umana, incontrare persone sparse per l'Italia con cui prima non c'è una previa conoscenza, conoscendo si suonando, arrangiando un brano, ognuno mettendo del proprio, la propria musicalità, le proprie intuizioni, i propri suoni, no? Poi banalmente ci si ritrova una commistione del tutto non scontata e sicuramente può portare un brano a suonare meno coeso, però al tempo stesso invece ci ha dato la possibilità di tarare ognuno i propri spazi e di adattarci bene al lavoro di squadra, ed è stato sicuramente remunerativo dal punto di vista umano. Bene, vai Simon, raccontaci la tua di esperienza. Allora, perché eravate poi in due gruppi diversi, esatto, voi, vero? Sì, sì, yes. Sì. Okay. Io nel 3 e lui mi sembra nel 4? Yes. Giusto? Ok. Io mi sono trovato molto, molto, molto bene perché, devo dire la verità, il pezzo che abbiamo fatto noi non è assolutamente il mio genere. Però devo ammettere che appunto questa è un'esperienza in più nel mio bagaglio. E ho iniziato anche a apprezzare quel genere che abbiamo scritto appunto, che poi sentirete. E... ammetto di essere stato poco partecipe tra esami e preparazione diretta, però sono riuscito a incastrare gli impegni ed è venuta fuori una figata veramente potente, posso assicurarlo. Bene, senti, com'è stato il fatto di lavorare con gente che tu non avevi mai visto? Com'è stato anche fare questo lavoro su Discord col fatto che comunque non ci possiamo muovere fisicamente, no? Mancava, cioè mi mancava molto, è tipo come stare in sala prove con degli sconosciuti, insomma, e dato che manca la sala prove è virtuale, però funziona, è bellissimo perché ci si può incontrare appunto sul server, quindi nel canale vocale, e si possono fare anche i mix insieme, uno trasmette nel suo computer la sessione della DAW, quindi cioè è come se si fosse lì insieme, ma in realtà ognuno a casa sua. Cioè, è proprio bello, è una realtà che io sinceramente non pensavo fosse così, ma è una gran figata. Cioè, puoi fare delle robe della Madonna, sul serio. E il mix che abbiamo fatto noi, cioè, quando avevamo la demo, no? Suonava in un modo. Il mix che tra l'altro ha fatto Enrico Santa Caterina, grazie mille. Cioè, è proprio tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Cioè, fatto professionale, cioè, io ho detto, raga, è tutta un'altra cosa, figata. Bene, allora adesso io vi svelo questa cosa, perché loro non lo sanno, perché io gli ho detto facciamo questo giro, scrivete questi pezzi e poi vi dico cosa c'ho in mente. Questa cosa è un mantra che va avanti da un mese, l'ho solo condiviso con Samuele Verduga, perché lui, essendo un po' il capitano della squadra, io all'ultimo, proprio poco prima che glielo dico, so anche che... debole di fare, quindi lo dico prima. Oggi gli ho telefonato e gli ho detto di questa cosa, di cui una parte ve la dirò adesso,
Quindi vale per tutti voi che siete qua dentro e anche per i colleghi che stanno vedendo la diretta. E un pezzo lo dirò sabato al nostro meeting soltanto per voi, questo Music of Young What Lies Ahead, che è un evento che facciamo su Discord solo per i Music of Young, perché quella sarà la seconda parte, che è quella un po' più tosta. Diciamo, la prima parte sarà questa, che adesso questi brani li andremo minimamente a revisionare, proprio il minimo, se manca qualcosa da sistemare, c'è qualcuno che è un po' in ritardo per questioni familiari. Dopodiché, tra 2 o 3 settimane, il tempo di organizzarla, facciamo un'altra diretta con 4 big questa volta, che sono 4 professionisti, tra cui vi confermo già che Massimo Varini mi ha confermato che lui ci sarà, e ce ne saranno altri 3, di estrazione di esperienze diverse, che sentiranno con voi i brani e li commenteranno là per là e faranno il lavoro che di solito fa il produttore quando gli porti un pronto ascolto. Cioè un brano che è sgrossato, quasi finito o è un ottimo premix, dopodiché loro lo valuteranno insieme, non tanto per dire quanto è bello, quanto è brutto, ma chart alla mano, strutture alla mano, ascolto fatto prima, vi daranno una mano per fare la rifinitura che di solito fanno gli arrangiatori e i produttori per questi brani qua. Dopodiché tutta questa cosa qua succederà in diretta, lo sapevo, sono arrivati i commenti, perché quando ci sarà il team 1 collegato, cioè che parleremo del pezzo del team 1, oltre a me qui dentro che faccio un po' da anfitrione e i 4 big che vi accompagnano quella sera, verrete in diretta pure voi tutti e 4. Quindi il team 1, vengono tutti e 4 dentro e quello che vi diranno sarà una cosa proprio per voi, esattamente per quel brano, perché poi dietro c'è un lavoro da fare, da rifinire. vedo Marco in crisi. sì. Ok. Bene. Quindi questo lavoro qua sarà proprio esattamente, stiamo cercando di replicare digitalmente quello che era le best practice della musica di una volta, delle produzioni di una volta, perché oggi ognuno si fa le sue cose a casa. Poi ci sono anche quelli che dicono che Billie Eilish si è fatto il disco che ha vinto il Grammy a casa. Non è vero, vedetevi il video che ha fatto Yuri Ricotti su questo, che è bellissimo. Però ecco l'esperienza. E ecco, scusa, bravissimo, guarda, adesso vi incollo il messaggio che mi ha scritto Massimo in chat. Assolutamente importante, avremo i brani prima, si tratterà di una supervisione di produzione, non una critica in stile talent. Quindi sarà proprio esattamente tentare di replicare digitalmente quello che abbiamo fatto, che si faceva fino a pochi anni fa, seriamente con le produzioni. Da questa cosa ci saranno una serie di indicazioni per modifiche, correzioni, risuonare alcune parti, aggiungere, togliere e così via. Poi tutta questa roba, avremo gli stem dei vostri mix e li faremo missare e masterizzare professionalmente, fatto per bene, e l'altro pezzo ve lo dico sabato. Che ne dite? Vi piace l'idea? Bello! Alla faccia! Cavolo! Dai, vediamo se qualcuno parla. Vi vedo in crisi. Guarda come ridono quei due disperati là dietro. Però ancora prevedo tempo andare in università. Esatto. Prevedo un grosso boom di vendite di ossigenatori. Ok, Elisa Zimbardo dice, dico, per questa sera siamo già abbastanza morti con queste notizie. Tieniti un pezzo di vita perché ancora non sei morta del tutto. Allora, sabato poi vi dirò l'altro pezzo. Che questa cosa rimane ancora solo per voi e ve la dirò sabato. Però adesso vi faccio vedere questo video che in realtà serve per tutti i colleghi che adesso stanno chiedendo, i futuri colleghi che stanno chiedendo, ma come faccio a partecipare a Music of Young? E qui adesso vi condivido questo video, se ci riesco, che in realtà abbiamo pubblicato su Music of, è già pubblico da qualche giorno, e tanto dura qualche minuto, così ci prendiamo un momento, lo vedete e ascoltate quello che questo tizio strano c'ha da dirvi. Uno dei più importanti progetti che abbiamo lanciato nel 2020 è stato Music of Young, questo progetto veramente un po' visionario che abbiamo messo in piedi insieme a tanti giovani musicisti talentuosi italiani.
L'obiettivo è molteplice. Da una parte dare spazio a quelli che sono i nostri veri talenti, che sgomitano continuamente per farsi conoscere, per far conoscere la loro musica, le loro capacità, cercare delle relazioni, cercare delle collaborazioni e soprattutto cercare proprio di generare quelle amicizie che poi nel tempo portano a dei grandi progetti, come è stato così per tantissimi altri professionisti. Come l'abbiamo impostata? Abbiamo pensato di portare in diretta su Music Off 4 musicisti ogni volta, 4 giovanissimi. Che cosa intendo per giovani? Ci sono anche io, mi sento un po' giovane, però non lo sono più. Diciamo in quella fascia di persone che stanno tra i 16 e i 23, 24, 25, 26, diciamo ancora quella fascia universitaria, chiamiamola così. Quindi portare queste persone, questi ragazzi, in una piattaforma che fosse a loro disposizione e che fosse la stessa dove vengono ospitati su Music Off i grandi artisti italiani e internazionali per le live stream che facciamo costantemente. Questo perché penso veramente che investire sui ragazzi oggi, dandogli un'opportunità come questa, che non è un'opportunità di visibilità esclusivamente, è un'opportunità di essere trattati con la stessa dignità, con la stessa attenzione con la quale vengono trattati i professionisti. Io penso sinceramente che essere professionista non è una questione di capacità, è una questione di testa, di attitudine, e per diventare un professionista bisogna giocare da campione, rispettare certe regole, camminare in un certo tipo di solchi che sono già stati seguiti e magari impressi sul terreno da tanti grandi professionisti prima di noi. Ecco, mi piace pensare che una esperienza così fortemente toccante come prepararsi per una diretta su un canale come Music Off, con migliaia, decine di migliaia di persone che vedono la tua performance, che ti sentono raccontare la tua storia, dove tu puoi incontrare due big ad ogni puntata e fargli magari quella domanda della vita che ti svolterà completamente il tuo lavoro. Queste cose succedono, non succedono più tanto spesso perché ognuno, soprattutto negli ultimi anni, si è ritagliato un po' il suo orticello. Questo campanilismo italiano purtroppo ce lo portiamo nel nostro DNA, però sicuramente si può fare di più. Abbiamo pensato di fare di più proprio in questo modo, trattando i giovani con la stessa dignità, lo sto ripetendo perché è importante, con cui trattiamo i professionisti, con la stessa cura, con la stessa premura, con la stessa dedizione con cui facciamo il setup audio, video con tutti, li aiutiamo nella organizzazione della serata, prepariamo le creatività, tutta la parte video, grafiche, animazioni che promuovono la serata, li facciamo sentire speciali perché lo sono. Attenzione, non sono speciali perché sono bravi e sono dei talenti. Sono speciali perché ognuno è speciale e ognuno è unico e ognuno va trattato con quella stessa cura che merita qualunque essere umano. Io credo sinceramente che questa esperienza di sentirsi curati, amati, ricevere delle attenzioni da chi le dà indipendentemente dal tuo rank, dal tuo rango nel mondo della società, ti permetta di incrementare la tua autostima, vedere che questa cosa si può fare, che effettivamente il mondo non è chiuso dietro opportunità che sono non scalabili, che non sono raggiungibili. Si può fare, e si può fare per tutti quelli che hanno qualcosa da dire veramente. Infine, e questa probabilmente è la parte che più mi sta a cuore, è straordinario vedere l'umiltà e l'attenzione, la professionalità che questi ragazzi hanno avuto fino adesso e continueranno ad avere. Questo perché io credo veramente che mostrare questa bellezza che c'è in loro sia una testimonianza incredibile per tanti, tanti, tanti altri giovani come loro, più giovani di loro e magari qualche adulto che si è un po' perso per strada. Questo perché abbiamo un po' smesso di sognare tante volte. Io mi ricordo quando ero ragazzo, come magari come te anche che stai guardando questo video, avevamo dei modelli, dei guitar heroes oppure dei bass heroes o dei drum heroes, comunque che c'erano dei musicisti o dei personaggi che erano dei veri riferimenti, non degli influencer sedicenti professionisti. Era gente che aveva veramente lasciato un segno nella storia e quello ci ha ispirato. A me, per esempio, mi ha ispirato tantissimo conoscere così tanti professionisti, proprio di portare avanti questo mondo di Music Off che ormai è online da più di 20 anni. Quindi credo sinceramente che far fare un'esperienza così ai giovani, portarla su un posto come questo, aprire una collaborazione con tanti tanti professionisti maturi, i big come li chiamiamo noi, italiani, che hanno dato il loro massimo supporto a questa iniziativa, addirittura condividendo i loro spazi social su YouTube, su Facebook, per promuovere questo progetto e i ragazzi che ne faranno parte, mi sembra una cosa straordinaria, un'esperienza di comunione unica che veramente può
cambiare le cose. Oggi siamo in un tempo di semina, non ci sono tanti frutti, però possiamo seminare, ma non per qui a un mese, per qui magari a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni. Io me la immagino veramente una community di musicisti dove ci sia ognuno, o almeno una buona parte, che si interessano dei successi dei colleghi, che vanno ad ascoltare i dischi dei colleghi, che vanno a vedere il nuovo video fatto da un collega e magari gli mettono un like a quel video, oppure gli mandano un messaggio privato, si prendono un minuto per scrivergli un messaggio privato e dirgli guarda mi è piaciuto tanto, oppure guarda questa cosa non mi è piaciuta, però si prendono del tempo. In una vita così frettolosa, così tutto un po' fast food, tutto un po' elettrico, ecco, prendersi del tempo per le cose forse è l'unico vero vaccino che abbiamo contro questa solitudine che poi abbiamo creato in tanti anni. Quindi ecco, questo era per raccontarti un po' il progetto di Music of Young. C'è molto più di questo, non c'è soltanto le dirette. Se ne vuoi far parte, se sei in questa fascia d'età, qui su Discord c'è un canale apposta per poter fare la tua presentazione, per poter presentarti. Così ti potremo raccontare qualcosa in più di quello che ci abbiamo in mente per Music of Young. Eccolo, scusate, non mi ricordavo che era così lungo il video, però almeno bello. ci siamo fatti un'idea. Eh beh, grazie, ce ne bene. Fossero che la pensano così. No, però ci sta tanta gente che la pensa così, perché sennò non ci starebbero tutti questi professionisti che vi danno supporto, certo, e in viaggio durante questo tempo. Allora, adesso, ultima cosa, vi do il, se volete partecipare, Discord ovviamente non è soltanto, la community di Discord non è soltanto per il Music of Young, ma per tutti, anche per i professionisti, per i tecnici, per i fonici, eccetera, eccetera. E vi do questo link, purtroppo vi arriva soltanto su YouTube e su Twitch, in realtà principalmente su Twitch. Speriamo che YouTube non ci blocchi, se no adesso lo faccio, chiedo la cortesia a Salvatore Pagano, il mio collega, di metterlo nella descrizione del video. Vai tranquillamente nel backend e fai la modifica. E vi mando il link adesso per accedere. È un link valido solo per 100 accessi, perché il server è ancora a numero chiuso. Ci sono già più di 1000 persone dentro, però lo teniamo a numero chiuso proprio perché ci vuole del tempo ad educarsi a un mondo tutto nuovo, ci vuole proprio un po' di pazienza a capire come funziona. Per adesso abbiamo grandi, bravissimi nuovi moderatori, tra cui anche i giovanissimi che ci stanno dando una mano. Quindi ecco il link per Discord, adesso vi arriva su YouTube, su Facebook, su YouTube e su Twitch, scusate, su YouTube penso sia arrivato. Confermatevi che è arrivato pure su YouTube, che ho visto la notifica e mi ha detto che c'era, però volevo essere sicuro che ci fosse. Bene cari, scusate che mi sono preso un pezzo di tempo, ma era molto importante poter raccontare ad altri che vogliono vivere la stessa esperienza che state vivendo voi, e why not. Va bene, direi che è arrivato il momento di svelare, avevo promesso un'ora, infatti ci siamo arrivati. Vi faccio vedere chi sono i vostri due big di questa sera. Ve li presento con il loro video che hanno fatto per voi. Prima di tutto, mister... Ciao a tutti, sono Gianluca Ferro e con questo video vorrei annunciare il mio supporto all'iniziativa di Music of Young. La community di Music of ha lanciato questa stupenda iniziativa a supporto dei giovani talenti musicali italiani. Io personalmente interverrò durante alcune delle dirette, avrò modo di chiacchierare con i ragazzi, perché no, magari dispensare qualche piccolo consiglio, ma sicuramente avrò modo di imparare tanto da loro, perché pur essendo molto giovani hanno già tanto da dire. Sarà un onore per me anche poter condividere questi eventi sulla mia pagina personali, quindi sulla pagina Facebook e così via, e devo dire che sono veramente felicissimo, onorato di poter far parte di un progetto così nobile che renderà sicuramente migliore il panorama, il mondo musicale italiano del futuro, perché appunto partendo dai giovani che si fanno grandi cose. Totale supporto per questi giovani talenti italiani, grazie mille a Music Off. Bene, ve l'aspettavate questo? Anzi, mo glielo dite direttamente. Benvenuti, diamo benvenuto super al grandissimo Gianluca Ferro. Ciao Gianlu, mitico! No, non c'hai l'audio, sei muto. Vediamo se lo riusciamo a sistemare, vedi un po'. Se ti sei mutato semplicemente o il cavo oppure l'ingresso. Che carrambata, ragazzi. Entra il super ospite dopo un'ora che stai in attesa e non funziona il cavo. Allora, facciamo così. Mentre tu cerchi di sistemare,
controllate le impostazioni di StreamYard che arrivi correttamente. Io vi presento anche il secondo super ospite, intanto che Gianluca sistema. Ladies and gentlemen, mister... Ciao a tutti, sono Giuseppe Scarpato, vi volevo parlare di una iniziativa molto bella dei miei amici di Music Off. Si chiama Music Off Young ed è un'iniziativa rivolta ai giovani musicisti, alla prossima generazione di musicisti. L'Italia fortunatamente è ricchissima di talenti, lo è stata in passato, lo sarà in futuro, ma anche attualmente ci sono davvero tantissimi giovani molto molto preparati che saranno quelli che faranno la musica del futuro, quindi... Noi che abbiamo già alle spalle un'esperienza importante di palco, di studio di registrazione, di produzione eccetera eccetera, ci mettiamo al servizio di questi giovani talenti per provare tramite degli incontri che faremo su Music Off a dargli dei consigli, a provare a rispondere a delle domande, per crescere insieme, per dargli una mano a coloro che veramente nei prossimi anni saranno la musica del nostro paese. Quindi perché no? Con il nostro minimo aiuto possiamo provare a crescere insieme, a crescere, a far crescere questo settore, il settore della musica e dei musicisti, che davvero ha ancora tanto da dire in Italia, perché è ricco davvero di talenti. Grazie e a presto, grazie a tutti gli amici di Music Off, ricordatevi Music Off Young. Ragazzi, eccolo qua, mister Eccomi. Giuseppe Scarpato. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao ragazzi, io bene, molto bene, spero si senta questo, sì. Sì, 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 si sente, okay. Si sente. Ok, ma credo forte, che... Riabbassatelo un po'. Sì, sì. Eccolo là, così. Esatto, così. Appena così. Sì, 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 così, così non ci arriva la pezza. Grazie ciao, a tutti per aver ascoltato. Sì. Sì, sì, ci sei anche tu, Giallo. Sì, sento sì. Anche Gianluca, bene. Sì. Okay. Ale, ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao. 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 Bene, allora siete contenti? Ve li aspettavate? Sto tremando io. Chi è? Perché? No. Io sì, noi ci conosciamo. Lo so. Ci conosciamo. Infatti quando ho visto il tuo nome ho detto, ma pensa che roba. Grande Gian. Sì, perché bene, Simone bene. In realtà segue il mio corso alla RGA di Donato Begotti. Il mio corso CPG, quindi è uno dei tre moschettieri, quelli dell'ultima ora. Bene, bene. Allora, cari, io direi che possiamo iniziare... con un giretto da parte loro che vi danno un feedback su quello che hanno sentito da voi, sia di musica sia di chiacchiere. Io, visto che l'abbiamo invitato dentro per primo, è stato anche muto, farei iniziare prima Gianluca, che dici? Volentieri, volentieri. Allora, va bene, dai, partiamo col fatto che comunque sono veramente onorato di essere qua stasera, ecco. E poi ci terrei molto a dire, ragazzi, che sono rimasto veramente folgorato da tutti. Gianlu, guarda, fai una cosa, avvicinati poco sì. Poco al microfono e guarda dritto in camera, che sennò sembra che c'è la visione mariana, come oggi durante aspetta, i test. Ok, ok. È vero. Ok, sono rimasto veramente folgorato da questi ragazzi. Vabbè, sinceramente appunto, allora, conoscevo Camilla perché... sicuramente ho già visto dei video suoi parecchi anche. Probabilmente, forse condivisi da qualche suo insegnante che è mio amico, quindi sicuramente ho visto già dei video di Camilla su Facebook, e poi conoscevo comunque giustamente Simone perché è mio allievo, e anche se poi durante il corso non abbiamo modo di non ho modo di sentire tantissimo di Simone, quindi diciamo che una volta che appunto Thomas mi ha dato i nominativi dei ragazzi e alcuni loro link, mi sono preso il tempo di andare ad esplorare un pochino le loro pagine, i loro canali YouTube e di Instagram, e ho scoperto quattro talenti smisurati. Cioè, allora guarda, partiamo così da Edoardo, no? Ciao. Ciao Edo, guarda, ti faccio veramente i complimenti, sei grazie stata una scoperta, davvero. Una scoperta ma incredibile, veramente. Allora, io mi sono preso degli appuntini per ciascuno di voi, proprio me li sono scritti perché ci tenevo, insomma, poi dopodiché da lì possiamo partire. Allora, ti dico le cose che mi hanno colpito tantissimo del tuo modo di suonare. Allora, dinamiche, ho scritto pazzesche, sia sull'acustica che sull'elettrica, un controllo delle dinamiche incredibile. Sull'elettrica fraseggio, quale... Ah, scusami, video sul web. Ha sentito le cose che ha visto già in rete, sì, sì. Ah, ok, sì, queste scusami, sono gli appunti. Sono gli appunti che mi sono preso, diciamo, certo. Già, sì, sì.
E, vabbè, hai un fraseggio elegantissimo, no? E ogni nota con un peso notevole. Questo nel senso che a me ha colpito tantissimo l'importanza che aveva ogni nota, nel senso proprio mi ha colpito quanto tu sia assertivo nel modo di suonare, quanto ogni nota in realtà sia coccolata, cioè abbia un senso proprio di un dialogo, di un discorso. Wow. Proprio. Grazie, no, bellissimo questa complimento. Questa è una cosa che veramente, guarda, ho visto sulla Jam Io Resto a Casa, mi hai stecchito. Cioè, wow, pensa te, cavolo, mi fa veramente, veramente, cioè, anche essere qui stasera e essere in questa grande vetrina è veramente, poi, cioè, prendere anche delle frasi così da grandi professionisti, cioè, te lo giuro. No, bello, guarda, grazie. Cioè, ti ringrazio veramente io, ma credimi, veramente, ragazzi, voi non avete nulla da invidiare ai professionisti, cioè, io sono contentissimo, guarda, ti dico, anche ho notato il suono, bellissimo, caldo, ricco, poi quando hai quel clean un po' cattivello, diciamo, molto trasparente ma grosso, mi è piaciuta un sacco la versione di Katy Perry, di Roar. Hai fatto, grazie. Ecco, lì ci sono delle sostituzioni armoniche bellissime, a livello proprio armonico hai anche lì un mondo tutto tuo, cioè... fra l'altro prima mentre suonavi ti ascoltavo e mi rendevo conto di quanto tu sia personale davvero proprio anche a livello armonico, cioè sicuramente c'è tanto studio dietro, però c'è un feeling che credo che sia proprio tuo, unico in questa cosa qua, quindi veramente molto maturo, un playing dove c'è tanta eleganza, ecco, sicuramente ti ringrazio veramente veramente tanto. No, guarda, davvero, so cosa dire. No. Grazie a te, perché sono contento di scoprire un talento così, veramente. Cavolo. Benissimo. Ok, poi grazie. Vi dico poi ho qualche appuntino per Camilla, e che appunto, cioè sinceramente Camilla già mi ha stecchito, la conoscevo già, mi ha stecchito subito fin dall'inizio. Cioè, allora, Camilla, io sinceramente poi... volevo farti la domanda, ma questa ragazza qua per forza deve avere dei genitori musicisti, invece stasera ho scoperto che non hai genitori musicisti. Sì, sono dipendenti all'Italia. Cioè, è talmente... ho detto, ma io questa qua, cioè, per forza deve... come dire, una ragazza così giovane, è una cosa così rara, nel senso, trovare poi un playing incredibile, veramente. E invece ho scoperto che è una cosa che ti è proprio venuta così. Guarda, hai un senso melodico veramente... incredibile, io ho scritto atomico proprio. Mi piacciono tantissimo le ghost notes, il groove, il timing e il vibrato, in tutti, cioè un sacco di vibrati in realtà, però devo dire sempre, sempre perfetta, precisa. Poi, grazie. Tecnicamente sei ineccepibile, cioè hai già un legato che, cioè a quest'età io fatico a crederci delle volte, poi con un suono ma che scarico così, quindi veramente impressionante. Poi hai tanta tecnica, però è sempre al servizio della musicalità. Mi sembra di... Ho visto che hai fatto la jam di Jack Gardiner. Probabilmente Jack Gardiner è una tua influenza anche, vero? Sì, molto. Mi ha influenzato tantissimo. Perché appunto, in senso proprio buonissimo, io trovo alcune... Poi adesso stasera mi ha detto di Andy Timmons, è vero, perché effettivamente sento... Però appunto c'hai una vena più fusion e poi tutte queste sfumature... queste articolazioni come le usi è veramente, veramente bellissimo. Poi ecco, una cosa che come in questo d'accordo con Thomas, mi fa impazzire proprio il tocco che hai, cioè proprio la mano, la mano destra è una mazzata, però effettivamente a me piace un sacco quando fai proprio anche le frasi col palm muting, hai proprio a me piace questa cosa qua, un peso anche tu hai, proprio arrivi proprio dritta dove devi arrivare con capito, con una convinzione che è pure quella stupefacente, secondo me, per quello che soprattutto per l'età, cioè sei proprio convinta, è una cosa veramente incredibile, bravissima. Grazie, è vero. Bene, facciamo un attimo un cambio, così Giuseppe intanto ci racconta qualcosa lui di Edoardo e Camilla, così ci dividiamo un po' le chiacchiere. Allora, innanzitutto saluto tutti, siete stati fortissimi, avevo ascoltato tante cose molto diverse, questa cosa è una delle cose che mi piace di più del progetto Music Off, perché
riesce ad accomunare comunque stili diversi, personalità molto diverse. Allora faccio, seguo lo stesso ordine, parto con Edoardo, che è una bella scoperta, bravo davvero, tra l'altro coraggiosa la scelta di presentarti in mezzo a questa banda di rocchettari con la chitarra acustica e anzi, ti faccio i complimenti per l'eleganza del tuo modo di suonare, perché è una delle cose che, almeno per quanto mi riguarda, è sempre una delle cose più importanti per un chitarrista, cioè essere al servizio di ciò che si sta facendo. Fondamentalmente nel 99% dei casi si tratta di canzoni, e quindi te hai fatto proprio il percorso al contrario, cioè sei partito dalla canzone, hai messo al centro proprio quella, cioè tu hai preso due tracce di voci famose, meno famose, e ci hai suonato su e hai fatto un arrangiamento secondo me bellissimo davvero. Grazie, in entrambi i casi mi ha ricordato per certi versi la mano destra di Dave Matthews, non so se lo conosci, wow, della Dave Matthews Band, sì. Anche nel modo di armonizzare le cose, cioè di suonare questi accordi con la mano sinistra molto aperta, che fa risuonare la chitarra acustica, cioè perché la chitarra acustica deve suonare così, cioè deve suonare proprio dando spazio anche allo strumento, e tu ci sei riuscito proprio alla grande, quindi vabbè, ti faccio davvero ancora i complimenti per quello che hai suonato. Grazie quindi. Mille, anche perché noi ci siamo già conosciuti ad una masterclass con Cesare Chiodo a Poggi Bonzi, con Donald Renda, e quindi ti seguo da tempo, quindi veramente stasera vado a letto contento, cioè dopo questa diretta. Quindi nonostante sei recidivo, nonostante quell'esperienza, c'è ancora un buon giudizio nei miei confronti. Vabbè. Certo, grazie. Senti, vabbè, davvero ti rifaccio ancora i complimenti, soprattutto per la mano destra che per me è proprio quella che comanda sempre. Grazie, quindi, davvero. Bravo, bravo. Soprattutto perché anche nelle parole che hai detto prima, mi piace questo approccio di mettere al centro del tuo percorso di studio le canzoni, cioè l'esserti appassionato fondamentalmente grazie al voler inseguire una conoscenza e approfondirla sempre di più, però avendo sempre come obiettivo quello di conoscere le canzoni come sono fatte e poi di farne delle tue. Quindi anche il tuo approccio da produttore, proprio credo che sia la carta vincente per una persona che voglia fare il musicista oggi forse anche più che una volta, perché forse oggi un consiglio, poi magari dopo ne parliamo anche di consigli, però è quello di credo che il chitarrista del futuro debba essere meno chitarrista e più open-minded, come dire, cioè un musicista a 360 gradi che sappia fare tante cose, tutte legate al mondo della musica, a quello che ci riguarda, ma del resto anche quello che state facendo voi oggi, quindi anche soltanto riuscire a fare un ottimo setup audio per fare una diretta, quello per esempio è il primo passo di un musicista moderno, credo, e quindi è Thomas in questo, so che ha aiutato voi come ha aiutato anche me, quindi vabbè, ce la faremo. Allora, Edoardo, bravissimo, passo a Camilla. Giuseppe, scusa, fai una cosa, tira un po' indietro il micro, cioè spingilo un po' più in là, perché sennò più sento là, sempre il suono dei tuoi laccetti della felpa. sono effetti, un po' mediosi. Esatto. Sono effetti, questo in realtà è un plugin, non è un... Esatto. Senti, allora, Camilla è fortissima, davvero, nonostante sia giovanissima... davvero ha una forza e una cattiveria anche, è bellissima questa cosa che è proprio il contrario, almeno quando poi chiacchiera, che sembra una persona molto timida, ma in realtà poi fortunatamente abbandona tutta la timidezza quando comincia a suonare, questa è proprio la tua forza, non l'abbandonare mai, perché poi accompagni questa tua cattiveria musicale con invece una padronanza melodica rara per la tua età, rara per questi tempi che viviamo, dove i chitarristi hanno anche una sorta di rincorsa al tecnicismo, che in realtà nel tuo caso anche la tua tecnica che è validissima naturalmente, è anche moderna, c'hai tutto, c'hai tutte le caratteristiche, tutti al punto giusto, però conservi sempre questa padronanza melodica che, ti ripeto, non è da tutti, e quindi
Brava, bravissima, davvero, con un controllo di tutte le singole note, del suono. Il suono è molto molto bello, con gli effetti giusti, al punto giusto, quindi davvero so che siete abituati ai complimenti, perché siete davvero tutti e quattro bravissimi, però io ve li rinnovo, perché davvero quello che ho sentito, e che ho sentito anche andando a cercarvi sul web, ho trovato solo belle cose, quindi bravissima, vai. Passo bene. Di nuovo la palla a Gianluca. Aspetta che vi leggo questo commento perché riguarda Giuseppe, che dice: posso profilare col camper i laccetti di Giuseppe? Chiedo per un amico. Sì, guarda, c'ho una libreria piena di questi di questi suoni, se vuoi ce li scambiamo. Senti, tiraci giù un poco di gain pure Giuseppe, così, perché sennò quando soffi poi arriva il botto. Vai Giallo, vai gli altri due. Siamo di nuovo muti. Aspetta, però stavolta è colpa mia. Vai. Ok, ragazzi. Allora, proseguo con Marco, così tengo Simone per ultimo. Beh, allora Marco, prima di tutto ti ho scoperto perché Thomas mi ha indicato il tuo canale YouTube, quindi ho trovato con grande e graditissima sorpresa un sacco di robe di pianoforte, no? Che tu sei un polistrumentista a tutti gli effetti, no? Quindi suoni pianoforte, basso e sulla chitarra sei un drago assoluto. Allora, quindi i pezzi di pianoforte mi sono piaciuti tantissimo. Ci ho sentito un po' di Debussy a volte, un pochino di magari Shostakovich, un po' di Russi forse anche, è vero. Soprattutto forse c'era il pezzo quello come è un'improvvisazione, un po' più dark quello. Comunque insomma, diciamo che mi hai colpito tantissimo a livello armonico. Si capisce che hai una grandissima sensibilità armonica, hai un grandissimo vocabolario armonico, quindi già acquisito, tuo. L'ho visto anche nel pezzo che ho suonato stasera, perché ho visto delle cose su Instagram molto belle tue, chitarristicamente, però vedo che proprio sei un compositore a tutti gli effetti, cioè hai una bellissima visione d'insieme, che come dice Giuseppe, poi vabbè, i consigli li teniamo per dopo, però effettivamente credo che sia una cosa veramente chiave, no? E anche tu un suono pazzesco, un senso melodico straordinario scritto, e mi piace moltissimo anche la tua tecnica del legato, per come la inserisci all'interno del contesto, nel senso che comunque, cioè, a me piace sempre sentire la tecnica, perché comunque vengo da quel mondo lì, però mi piace sentirla contestualizzata, quindi veramente, insomma, colpitissimo dalle tue composizioni e dal modo in cui riesci a fondere armonia, tecnica, con un gusto incredibile, ok? Sto invetrato, non credo di aver veramente guardato in camera tipo due minuti, così, tipo gita delle scuole elementari, tipo, oh mio Dio, grazie. No. Infatti guarda, c'è questo bellissimo momento, comunque... aspetta Marco, che questo te lo faccio vedere. Marco, quando Gianluca Ferro gli dice che ha visto il suo Instagram. Per fortuna, perché dico, grazie a questa iniziativa di Music of Young, grazie a Thomas, perché per me è solo una fortuna, cioè, poter scoprire talenti così. Poi vabbè, io ho un debole per i compositori, quindi mi piace vedere un ragazzo che è così bravo con la chitarra, ma che riesce comunque a switchare tantissimo anche al di fuori di quella che è la visione proprio guitar centrica, non so se va bene, dai, passiamo a Simone. Simo, io ti conosco già, però guardandoti bene ho scoperto un Simo veramente al di sopra di ogni aspettativa, cioè, allora, ti ascolterei tutto il giorno, poi vabbè, io sai che vengo da quel mondo lì, quindi naturalmente, diciamo che proprio purtroppo mi hai fatto cadere la mascella e non l'ho più ritrovata per qualche oretta, quando ho sentito il solo di Mularoni, quello di Surrender, quello lì mi ha fatto veramente... Però in generale tutti i tuoi video, Pav, Ready to Fall, Stellare. Grazie. Tu hai... Io ci sento un po' di Zakk Wylde nel tuo modo di suonare. Non so sì. se... Sì, ah, sì, sì. Mi piace perché hai un approccio così... hai un sacco di robe nel tuo modo di suonare, cioè un sacco di idee, no? Però mi piace molto il modo in cui certe idee pentatoniche le hai proprio ammodernate tantissimo. Grazie. Ci sono un sacco di idee
sì, perché a me piace la pinacoteca, però mi piace sentirla anche un po' rinnovata, no? E c'hai un sacco di cose bellissime, tra legato, pennata alternata, wow, è una cosa micidiale. Grazie. E poi ecco, un'altra cosa che mi piace tantissimo è proprio quel vibrato lì, che anche ognuno di voi, fra l'altro, diversissimo anche nel modo in cui articola nel senso i vibrati, però tu hai questo vibrato proprio aggressivissimo a Zakk Wylde che mi ha fatto veramente molto piacere. Poi hai anche tu delle influenze fusion, e quindi è bello sentire un'anima rock proprio così aggressiva, che però intanto si estende verso le cose più fusion, no? Quindi veramente da Oscar. Grandissimo. Grazie. Grandissimo. Grazie mille. Bene, wow. Grande. Aspetta, grazie a te, grazie a tutti voi. Smuto, ragazzi. Giuseppe. Vai, Giuseppe. Allora, per Marco e per Simone. Allora, Marco è proprio una sorpresa fortissimo, davvero, perché in realtà ascoltandolo suonare ti dimentichi anche per un attimo che sia un chitarrista, cioè lo vedi che è una persona che... Anch'io ho visto qualche tuo video, ho visto qualche video dove suoni le tastiere, il pianoforte, e quindi ti faccio ancora di... Ti rinnovo i complimenti per questo tuo essere davvero un polistrumentista. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è la tua parte di compositore, arrangiatore, cioè il fatto che in quei 3 minuti che hai suonato prima comunque c'erano tante idee. Ho sentito che non è frutto solo delle tue idee, che è una cosa scritta insieme ad altre persone, però quindi... gira, e non so se ci sono qui stasera ad ascoltarti, però comunque gira anche i complimenti a loro, perché è davvero una cosa dove c'è dentro di tutto, quindi è quella la sorpresa, perché comunque una persona molto giovane come te, spaziare tra vari generi, quindi dalla fusion al jazz, c'era lo swing, c'era di tutto, c'è molto funk nel tuo modo di suonare, mi piace molto questa, per me la componente ritmica in un musicista è sempre l'arma vincente, perché è l'unica cosa che secondo me che riesce davvero a fare una bella differenza tra un musicista e un altro, e tu, cioè, si vede proprio che poni l'accento della tua conoscenza, della tua curiosità, del tuo studio proprio sull'aspetto ritmico, e questo inevitabilmente e fortunatamente si sente anche poi nel tuo modo di scrivere, di comporre, perché il fatto di cambiare nel giro di 3 minuti ci puoi riconoscere. Io non vado mai per etichette, vado solo per bellezza o cose brutte, quindi ho sentito in 3 minuti e mezzo solo cose belle e tantissime cose diverse, quindi e non è da pochi ed è tra i giovani come te, tra pochissimi, è davvero una rarità. Quindi, poi sul modo di suonare la chitarra, vabbè, quello non dico nulla perché sei bravissimo. Poi si vede la mano di Tony De Gruttola, quindi ci si può dire, su quello non ti dico nulla, tanto lo sai che sei bravo, non te lo devo dire, non te lo devo dire io. Quindi davvero, davvero bravo, bravo, bravo. E invece Simone, che ti devo dire? O mi volevi dire qualcosa, Marco? Non lo so. Volevo solo dire che sto invetrato parte 2, però ormai anche meno ad effetto, quindi cioè, basta, mi ritiro in un silenzio ascetico, pian piano. Sembrava un fermo immagine il tuo, in effetti, a un certo punto. Sì, sì, sì. Vabbè. Grazie. Marco.ex ha smesso di funzionare, hanno scritto. Mentre invece per Simone, guarda, in realtà è molto facile commentare. Io poi tra l'altro non mi ci vedo neanche in questa funzione di commentatore di quello che ho visto. A me le cose belle mi piace vederle, sentirle e tenermele dentro, quindi questa serata me la riporterò poi con me. Però con Simone, dicevo, è facile perché in realtà basterebbe dire proprio che Simone è quello che dovrebbe essere un chitarrista rock. Basta, cioè ci possiamo pure fermare qua, cioè la chitarra rock è lui, cioè basta guardare quel riquadro piccolo lì in alto, cioè vedi un ragazzo con belle spool standard in mano, bello, tra l'altro con la finitura giusta, quindi di quel colore lì, esatto. E poi come io, Edoardo Bruni forse lo sa, vivo in Toscana, ma dal mio accento sapete tutti che sono napoletano, e come si dice a Napoli, Simone tiene proprio a cazzim, cioè quella che serve per suonare il rock, lui ce l'ha. Grazie. Cioè basta, cioè veramente a me, Thomas, tu mi conosci, lo sai che son di poche parole, però in questo caso infatti basta dire che Simone c'ha proprio la cazzimma del chitarrista rock giusta, quella che quando, guarda, infatti
ti posso confessare una cosa, hai suonato benissimo, hai fatto delle robe pazzesche, veramente da brividi, tutte precisissime, senza sbavature, senza nulla. Grazie. Ma mi hai impressionato nei primi 10 secondi, dove hai fatto forse in realtà le cose più semplici anche, però lì hai tirato davvero fuori la grinta giusta che serve a un chitarrista rock, cioè che arrivi e ti presenti senza frunzoli, cioè metti veramente un mezzo bending di un mezzo tono diritto sul tempo quando serve, con il suono giusto, con la grinta giusta, con la mano destra che dosa bene il suono quando deve arrivare, con il controllo di drive. Sembrano tutte cose molto semplici e scontate, non lo sono. E quindi tu, siccome hai davvero una bella padronanza del rock, ti faccio davvero i complimenti. Poi naturalmente poi sei partito, ti è partito il tapping, ti è partito tutto, mi ricordi molto Doug Aldrich, grazie, il modo grazie di suonare, cioè di quei grazie chitarristi proprio sanguigni che raramente si mettono in mostra, cioè comunque loro anche loro badano molto al suono, al timing, alla sostanza. Poi però sì, su 2 ore di show a un certo punto dicono aspetta un attimo, ti faccio vedere una cosa, vi stendo tutti e poi ritorna nel suo, sempre per quella concezione di cui accennavo prima, che poi fondamentalmente noi facciamo i chitarristi con l'obiettivo di fare delle belle canzoni, e quindi la chitarra può dare tanto. Io lo so, parlo, Thomas mi conosce, lo sa, parlo quasi sempre di questa cosa qui, però fondamentalmente lo spazio della chitarra nella musica moderna c'è, siamo noi chitarristi che lo dobbiamo cercare e convincere gli ascoltatori che la chitarra possa ancora dire delle cose. Questo Music of Young può essere veramente il trampolino per arrivare anche nella musica italiana a continuare a dire delle cose con la chitarra in mano, con la chitarra che può essere rock, fusion, funk, jazz, quello che vogliamo, però può essere un ottimo strumento per veicolare la bellezza della musica ancora, per far scaturire ancora di più la passione, la curiosità nelle persone, non solo i musicisti, anche però se non siamo prima noi coinvolti in quest'idea, se non ci crediamo prima noi musicisti, è difficile convincere gli ascoltatori, quindi questo è proprio il miglior punto di partenza possibile. Grazie, perdonatemi, mille, mi sono dilungato. No, è stato favoloso. Bene, allora, intanto siete contenti, fate un feedback anche voi su questa cosa di averli qui loro, che ovviamente voi non sapevate chi erano i vostri big e quello che vi hanno detto pure, no? Io sono, rimasto veramente soddisfatto di tutto, sia di essere qua, ma dei commenti che mi hanno lasciato Gianluca e Giuseppe, cioè per me sono d'oro, quindi li ringrazio veramente un sacco e spero di essere piaciuto a tutti, grazie mille. Bene, vai Marco, buttati. Io ero già emozionato prima l'idea di far parte di questo universo, no? E cosa posso dire? Cioè è assurdo, c'è un senso di unità, di umanità in un momento come questo che guarda proprio in camera. Scusa, scusi, non lo farò più. No, c'è davvero, c'è un senso di connessione umana in dei commenti del genere che arrivano da professionisti del vostro livello. È qualcosa che probabilmente fino a un anno fa sarebbe stato fisicamente impensabile, a livello proprio mentale sarebbe stata inconcepibile una cosa di questo tipo. E sono esperienze di crescita grandi che anzi aiutano forse anche a capire. Io in un certo senso, grazie a questi commenti, ho sentito risuonare qualcosa dentro, tra le tante cose, il polistrumentismo e le robe. Effettivamente comporre è proprio un qualcosa che internamente sento molto mio e sono stati i vostri commenti a farmene rendere conto, in un certo senso. Per cui grazie, soltanto questo, davvero. Non so, mi sembrerebbe superflua qualsiasi altra cosa da dire. Bene, Camilla, adesso faccio parlare prima prima Edoardo, così tu puoi alzare un po' il volume del microfono. Giusto. Vai Edo, che dici tu? Intanto mi sto vedendo grandissimo, quindi magari, vabbè, comunque, no, dico che è un'occasione, ripeto, forse prima non ero molto a focus su quella cosa, grazie Fabri che mi ha rimpicciolito, se no mi impaurivo. E comunque essere davvero, avere questa vetrina è una cosa molto molto preziosa secondo me, è assolutamente non scontata,
E poi se in questa vetrina ci sono due professionisti che ti danno alcuni suggerimenti, che ti danno dei feedback, cioè cosa di più, veramente, in un periodo in cui non c'è contatto di niente, questo è un gran contatto che anche se sono qua da solo lo sento come se fossi a casa di ognuno, mi fa veramente veramente piacere, per cui ancora grazie Thomas che fai queste belle cose, perché secondo me non è da tutti, poi vabbè, ognuno ha le sue idee, questa è la mia, quindi tutto qua. Ecco. Bene, grazie Edo. Vai Cami. Sì, non so se si vede, ma sto ancora tremando perché cioè, è veramente incredibile essere qui e mi sento veramente fortunata, quindi assurdo. Bene, qualcuno di voi l'aveva immaginato che poteva essere uno di loro due? La verità, eh? Avevo visto un video su Instagram, devo essere sincero, avevo visto il video di Scarpato su Instagram. Però ho detto, vabbè, c'è il video di Gussoni, c'è il video di Scarpato, c'è il video di... Cioè, non lo so, magari no, quindi no, non me lo immaginavo. Fino adesso il vostro roster dei big siete in 37, quindi sarà veramente molto divertente. Soltanto in questa settimana si sono uniti anche altri colleghi che... Questa cosa va avanti per un sacco di tempo, ragazzi, quindi andiamo a bomba. Bene. Allora, adesso facciamo così. Un pezzo, e quello che fa il pezzo fa la domanda a Giuseppe e a Gianluca. Ci siete? Così alterniamo un po', chiacchiera musica, e visto che l'ultimo di prima è stato Simone Martinelli, potremmo iniziare con lui, rovesciamo il giro. Che ci suoni adesso, Simon? Suono una canzone scritta da un ragazzo giovanissimo che si chiama Pavel Popov, russo, che si chiama 1995 ed è una strumentale sua che a me piace un sacco, quindi vai, andiamo col botto. Oh,
Grandissimo, che paura. Grazie. Mamma mia, che botto, che cattivo proprio. Cattivo dentro, suono pazzesco, timing paura. Pazzesco, veramente sono, grazie, mi ha sfondato mille. Questo pezzo. Avvicinati un po' al microfono, Simon. Senti, ecco, adesso, sì. Visto che ci siamo, puoi fare la tua domanda, una a Gianluca e una a Giuseppe, che con l'occasione, quando ti risponderanno a questa domanda, magari ti danno pure un feedback su questo pezzo, perché okay. Ovviamente questo l'hanno visto adesso insieme a noi. Vai, per Gianluca Ferro. Vado con Gianluca? Yes. Allora, Gian, ti faccio una domanda un po' particolare. Sì. Vai, vai, vai. Io sono una persona molto autocritica e tutto quello che suono a me non, cioè, non mi soddisfa al 100%, come credo la maggior parte dei chitarristi, no? Quindi ti chiedevo, secondo te, qual è una buona autocritica? Come capire quando si sta studiando bene, quando si sta suonando bene e possono esserci dei progressi? Ma allora, guarda, sicuramente cercare dei feedback anche esterni può sempre essere una cosa positiva, nel senso che io mi rendo conto che spesso, soprattutto, diciamo, prima che magari raggiungi una certa proprio maturità, ma anche di età intendo, è facile che magari perdersi un pochino dentro se stessi e perdere l'obiettività. Questa è una cosa che purtroppo quando ci sono tante ore di studio che vengono comunque richieste, dopo il fatto di doversi analizzare per così tanto tempo, per giorni e giorni, tante ore tutti i giorni, è normale che poi comunque ci si perda un pochino. Quindi purtroppo poi il problema è che si diventa sempre troppo autocritici in un certo senso, perché più io mi ricordo che per esempio uno dei miei problemi era che proprio tendevo a cadere dentro dei loop proprio pazzeschi, nel senso che più suonavo peggio mi sembrava di andare, cioè mi sembrava di peggiorare sempre, no? Perché poi comunque un po' di cose sono un po' che magari veramente ti stanchi, perché comunque normalmente dopo insomma, un mese che fai sempre quel legato, per esempio, quelli, chiaro che dopo un po' ti stanchi fisicamente proprio, però, ma anche la mente che comunque si focalizza tantissimo sulla stessa cosa e diventa super critica, diventa un po' paranoica, secondo me. A un certo punto bisogna avere comunque un po' il coraggio di dire, ma sì, ma pronti, via, vado, mi butto. Cioè, secondo me, ecco, sicuramente però circondarsi di persone, magari colleghi, amici, io mi ricordo che sicuramente a me è servita molto la piccola comunità di chitarristi che locali qua, 4-5 amici. All'epoca non c'era YouTube, non c'era Facebook, non c'era niente, quindi era tutto analog, no? Però avvicinati poco poco al microfono, Giallo. Lo avvicino? Sì, avvicinati poco sì. Poco, sì. Ok, insomma, e quindi in realtà appunto non c'erano contatti social così come oggi, però vabbè, c'erano comunque quelli reali, e noi ci trovavamo spesso di pomeriggio, penso quasi tutti i pomeriggi, no? A casa di uno o di quell'altro, e si suonava, gemavamo, e ognuno era libero di fare critiche, ma costruttive, chiaramente. Secondo me, un po' una comunità sana, come per esempio in questo caso qua di Music Off online, una comunità appunto in cui le critiche possono essere comunque, se, quello che sta cercando di fare Thomas è coinvolgere persone comunque, insomma, belle persone dentro questo progetto, e quindi evitare appunto i classici troll da YouTube, magari invece una critica costruttiva può essere sempre ben accetta, ecco. Grazie. Figurati. Bene, super. Gli vuoi dire qualcosa del pezzo che ha appena suonato, Giallo? Sì, sì, beh, allora, anche qua mi ha colpito tanti. C'è poco da dire perché, Simo, sei una macchina da guerra, cioè, tecnicamente ineccepibile. Poi mi piacciono un sacco i vibrati. Grazie. Timing, poi timing, veramente. Ecco, con questo mi appoggio ancora a quello che diceva Giuseppe. Anche secondo me l'aspetto ritmico è diciamo cruciale, e anche tu hai una botta ritmica pazzesca. Grazie mille. Bene, grazie Giallo, grazie mille. Non scherzo. Allora, Simon, vai con la domanda per Giuseppe. Allora,
Ho una bella domanda, forse è difficile da dare la risposta, però sono curioso. Ti stupirà, non ti preoccupare. I napoletani sono sempre molto, molto pericolosi, stai attento. Io sono una persona che studia tanto, no, sulla chitarra, e dedico la maggior parte della giornata. Però anche se studio esercizi, tecnica, mi sento sempre molto insicuro a suonare, non tanto dal vivo, tipo adesso in questa esperienza di diretta, dato che è la mia prima volta, sono un po' teso. E quindi qualche errore c'è stato per forza di cose perché sono io teso così. Un consiglio su come come si può dire, addestrare questa ansia da prestazione? Guarda, sai come io ho sempre almeno provato a risolvere questo tipo di problema? Per certi versi ci sono anche riuscito, credo, se poi è diventato il mio lavoro. Ma perché in realtà te devi abbandonare le riserve che puoi avere sui tuoi limiti. Ma sai perché? Perché in realtà i limiti tecnici, funzionali, tecnologici, li abbiamo tutti, ognuno, nessuno è perfetto, nessuno riesce a raggiungere la perfezione, tantomeno nella musica, figurati, ci arriverà sempre quello di fianco che suona meglio, che è più bravo, che è più preciso, che è più intonato, che ha più groove, eccetera. Però tu in realtà devi essere convinto. Proprio la convinzione personale, quella l'arma vincente, soprattutto quando si tratta di salire sul palco. Cioè, te devi riuscire a mettere in pratica le cose che sai fare bene, senza voler per forza strafare. Noi chitarristi a volte abbiamo la tendenza a voler dimostrare subito tutto e subito in pochissime frazioni di secondo anche riuscire a mettere in campo tutte le cose che sappiamo fare. In realtà la musica poi fondamentalmente non è un esercizio di prestigio, non è il circo, non è una gara d'atletica leggera. In realtà la musica deve trasmettere fondamentalmente emozioni. Dobbiamo innanzitutto essere noi ad emozionarci mentre la facciamo, se abbiamo la pretesa di poter convincere ed emozionare quelli che ci stanno ascoltando. Quindi fondamentalmente fai un lavoro, se mi posso permettere di consigliarti, innanzitutto su te stesso, cioè di essere innanzitutto te convinto. Questa convinzione come ci arriva? Purtroppo non viviamo i tempi migliori per esercitare questo tipo di esercizio e arrivare a questa convinzione, perché in realtà questa cosa si raggiunge veramente salendo sempre più spesso sul palco, davanti a delle persone che siano 2 o 200.000, cambia poco. Il confronto, però, per esempio, questa cosa di stasera, tu dicevi anche questa mi emoziona, ma ci credo, perché questa qui forse è anche più difficile del confronto diretto in una birreria, per esempio, con 10 persone, perché tu ora stai guardando la webcam del tuo studio, del tuo computer, e non sai di là chi c'è, quindi hai paura del giudizio, delle cose, però in realtà se riesci non ad estraniarti, perché guarda che il rapporto con il pubblico è proprio una delle cose più belle di essere musicista, cioè il fatto di entrare in sintonia con loro, di vedere che mentre stai suonando uno ti sorride o comunque provochi, cioè mentre stai sul palco te ne accorgi se la gente è contenta di quello che stai facendo o meno, te ne accorgi anche se il locale si svuota, quello è un segnale ancora più inequivocabile, però in realtà io ho sempre fatto questa cosa qui, cioè che quando salgo sul palco, proprio nel momento in cui faccio le scale del palco, ho sempre pensato una cosa, ho detto io so fare poche cose, però proverò a farle al meglio per il rispetto di chi mi sta, per il massimo rispetto che nutro nei confronti di chi viene lì ad ascoltarmi, se ha pagato un biglietto, se ha comprato una birra, se ha comprato il mio disco, se è solo lì perché gli sto simpatico, non lo so, però voglio che la gente se ne vada a casa contenta o comunque che ascolti la mia musica contenta di averlo fatto, di aver scelto di te in quel momento. E quindi tu questa cosa qui prendila come punto di forza, la tua ansia la puoi trasformare come forza, cioè nel senso di, pure perché ora detta tra noi, i mezzi ce li hai, la forza, cioè sei un musicista della Madonna, poi sei arrivato già a un punto, nonostante sei giovanissimo, sei arrivato già a un punto in cui puoi essere anche convinto e consapevole della tua forza. Questo però poi non ti deve far cadere nell'errore di abbandonare la curiosità e la voglia di crescere, perché sennò là anche il più forte del mondo, quando perdi quella cosa lì e poi perdi la fantasia. Quindi anche
il discorso che si faceva prima sullo studiare tanto tempo anche una cosa che può diventare noiosa, in realtà il rischio è proprio quello, cioè dobbiamo cercare non di farla diventare noiosa dal punto di vista meccanico, perché magari ci fa male la mano. Se diventa noiosa dal punto di vista mentale, io per esempio dal punto di vista della scrittura, escono fuori le idee migliori quando, per esempio, per qualsiasi motivo, che ne so, un viaggio, una vacanza, una cosa, non suono per una settimana. Magari quando prendo la chitarra dopo una settimana suono peggio dal punto di vista tecnico, faccio degli errori, però dal punto di vista della fantasia è tutto di guadagnato. E per questo, per esempio, che anche le esperienze extra musicali ci fanno crescere tantissimo, quindi andare al cinema, andare a teatro, leggere un libro, frequentare delle persone anche che non frequentino il mondo della musica, perché no? Perché noi comunque siamo delle spugne, ognuno lo è, possiamo apprendere fantasia, curiosità da tutto quello che ci circonda, quindi soprattutto dalle persone che ci circondano, grandi, piccoli, anziani, giovanissimi, figli, nipoti, vabbè, quindi, non mi voglio dilungare. Il pezzo che hai suonato invece era fantastico, una grazie. Forza, un suono sulle basse quando hai messo il pick up al manico è partito proprio le cuffie mie qua si stavano sfondando, vabbè, mi sono proprio divertito, bravo, c'avevi proprio grazie un bel mille, suono, grazie. Un bel controllo, mano destra, mano sinistra, perfette, bravo, bravo. Grazie mille, bravo. Davvero. Bravo. Bene, grazie Giuseppe. Io sono, nel senso, non stupito, nel senso che ormai lo conosco bene e conosco bene i nostri big, perché quelli che abbiamo invitato qua dentro non è che li abbiamo invitati perché sono famosi e basta, nel senso abbiamo invitati perché c'è una storia di relazione con loro, di amicizia, con alcuni da 20 anni pure, e ovviamente ognuno col suo stile, condividiamo tante cose belle, e quindi portarli qui dentro, nel senso, non che io so quello che dirà Giuseppe, ma me l'aspetto che sarà con questa intensità. Io veramente, anche nei vostri panni, cioè, sono veramente ammirato di questa cosa, della preziosità di questi consigli che vi stanno dando, che io dico sempre che ci sono parole, poche parole che magari ti possono cambiare la vita per sempre, e magari qualcuno la beccate pure stasera, e magari la beccherà qualcuno che non è in diretta con voi, perché la domanda che ha fatto Simone vale per un sacco di altri musicisti, per tutti, magari proprio stasera si sblocca anche a qualcun altro, quindi immaginate pure i frutti che arrivano per una cosa del genere anche per chi non è qui stasera. Pensate quanto è importante sta cosa che state facendo stasera con le domande che avete scelto. Bene, grazie mille Giuseppe, bellissima testimonianza proprio. Grazie. Bene, who's next? Facciamo Edoardo, dai, facciamo suono Edoardo, che adesso l'abbiamo sentito in guisa acustica, adesso sarà il caso di sentirlo in guisa elettrica. Che ci suoni adesso, Edo? Allora, questo è un brano di Hendrix che ho praticamente riarrangiato, stravolto, c'è anche un po' di trap, un po' di funky, per cui ho voluto fare una cosa, farlo un po' bene. Mio, ecco, senza rifarlo allo stesso modo, per cui il pezzo è Crosstown Traffic. Alla grande. Traffic. Controllo un attimo. Vai tranquillo, base, siamo qua, siamo bene, in famiglia. Thank you.
Groove, ragazzi, che groovone pazzesco. Cosa pazzesco. Che ti smuto i ragazzi, che così mamma no, mia, Marco ragazzi. Non si può mai smutare. Grazie. Perché lui vuole il controllo di tutto. Grande cavolo, groove pazzesco, proprio scrocchia proprio come una bruschetta, giustamente dice buona Francesco la bruschetta. Quindi sapete che nel frattempo c'era Giuseppe Scarpato che stava scrivendo su Twitch e io lo vedevo che stava là dietro che faceva ha scelto uno dei miei pezzi preferiti di Hendrix, quindi vabbè, già partiamo bene, diciamo. Speriamo, dai. Pazzesco. Bene, sei pronto per la tua domanda a Gianluca prima? Sì, allora, io ho due domande, chiaramente una per uno. sì. E sembrerà una domanda un po' stupida, ma in realtà per me è molto, sono molto curioso. Cioè, quello che vorrei chiederti è quanto nel tuo modo di insegnare, visto che dicevi appunto che insegni, esce, come dire, il tuo lato chitarristico, ma il tuo lato personale, diciamo così, il tuo lato emotivo, personale, proprio quello vero? Cavolo, spero. Che bella domanda. Ah. Beh, allora, è vero, questa è una cosa molto soggettiva. Nel mio caso, credo che esca tanto, perché comunque ho proprio un'anima molto artistica e per esempio per quanto abbia comunque negli anni comunque sviluppato tutto un mio percorso didattico comunque che è relativamente schematico, però chiaramente io mi lascio molto ispirare dagli allievi, mi piace poter prendere sempre magari dei sentieri differenti, cercare di esplorare, perché no, anche grazie a loro poter approfondire anch'io io stesso alcuni argomenti, perché tante volte magari proprio sono le domande che ti ispirano verso nuovi percorsi. Quindi diciamo che di sicuro nel mio modo di insegnare c'è molto di quello che è il mio mondo musicale, proprio anche artistico, quindi ci sono molte delle cose che anche, non so, progressioni armoniche che, o le scale che preferisco, certo. Alcune dei concetti o magari dei riferimenti anche artistici, cioè gli ascolti per esempio, no? Sia che si tratti di fusion, di musica classica o di... diciamo che sicuramente c'è quello che sono io come musicista, entra tanto nel mio mondo anche didattico, ecco, questo sicuramente sì. Ok. È una cosa poi soggettiva, perché magari c'è gente, qualcuno più schematico e qualcuno magari più artistico anche nell'insegnamento, ecco. Bene, senti, grazie Gianlu, mille. Gli dai pure un feedback su quello che hai sentito adesso? Ecco, sì, glielo do il feedback. Sai che mi hai esteso veramente, ma sai che tu hai una personalità proprio musicale che è... Mi ammazza, cioè è bellissimo, perché adesso ci ritrovo tutto il discorso che facevi prima, quando dicevi a me non interessava quello che interessava agli altri come chitarrista, cioè non ho mai avuto un approccio, e io vedo che sei tu che sei l'ariete, no? Sì. sì. No, ma ce la vedo sta cosa, si vede che hai proprio delle idee personali, sia a livello di arrangiamento, sia a livello armonico, trovo che ci sia una personalità fortissima ed è bello come arrivi tutto così dritto, che si vede che tu hai la tua visione proprio chiara, nitida, e la stai perseguendo alla perfezione. Cioè è una cosa che io trovo proprio a livello stilistico, ma in generale è tutta una commissione di scelte armoniche, ritmiche, cioè ci vedo proprio un mondo dentro, capito? È una cosa che io ti giuro mi affascina tantissimo. Cioè, hai una personalità che è importante, e almeno io, a me arriva questo, ecco.
Guarda, mi fa piacere che tu abbia percepito che c'ho, diciamo, ma questo in generale per come sono fatto io, esatto, c'ho una mia visione delle cose e se questa visione traspare mi fa soltanto che piacere, poi non che sia giusta, però mi fa piacere. No, ma è giusto perché, cioè, sai cos'è? È tua e la fai arrivare, e quando è come un quadro, no? Se tu lo dipingi in modo che tutti lo vedano bene, no? Non possono non apprezzarlo. Il fatto che a volte quando magari non è proprio chiara la visione, che può essere poco apprezzabile, ma la tua è molto nitida, è molto affascinante. Grazie ancora Gianluca. No, figurati. Bene, vai Edo, la domanda per Giuseppe. Allora, io se non ricordo male Giuseppe, visto che sono lo stalker musicale, vediamo se sono uno stalker giusto. Allora, tu quando... Nel 2014 hai sostituito Castellano, Giacomo, con Pelù. Era forse quell'anno, non so. Forse qualche anno dopo, però sì, sì, però per un periodo sì, ho sostituito Giacomo, sì. Se non ricordo male non c'era il basso, giusto? No, eravamo... perché Piero ha avuto questa parentesi di trio senza basso, cioè chitarra, batteria e lui che cantava, sì. Esatto, e cioè appunto questa domanda è come è stato suonare e essere insomma tranquillo senza comunque il basso e con Luca Martelli, se non ricordo male, che è uno che pesta bene, cioè bravissimo. Lui. Guarda, allora, siccome hai citato la parola tranquillo, la cosa mi fa molto ridere perché ti spiego, cioè Giacomo mi avvisò, aveva un lavoro in Spagna, a Madrid, una produzione che seguiva lui, e quindi mi avvisò con un po' di anticipo, mi disse guarda, quest'estate mi sa che salterò qualche concerto del tour di Piero, ti andrebbe di sostituirmi? Piero ti conosce, ti stima, quindi poi anch'io abito a Firenze, vabbè dai, tanto Piero appunto abita a Firenze, ci vediamo anche ogni tanto, quindi vabbè, magari facciamo delle prove, delle cose. Io però vabbè, naturalmente quell'estate ero anche in tour con Edoardo Bennato, e quindi vabbè, morale della favola, io, Piero e Luca Martelli non riuscimmo a fare neanche un minuto di prova, mi mandarono qualche MP3 e dissero vabbè, le canzoni sono queste, il primo concerto era in Sardegna, io presi l'aereo, la sera prima suonavo, quindi arrivai alle 3 del pomeriggio, dissi oh, allora che vogliamo fare un po' di prove, e Piero mi disse vabbè, sì, vieni in camera mia. Quindi l'unica prova che facemmo prima di salire sul palco fu con Luca Martelli che suonava sul cuscino del letto, no, di Piero, e io con due Les Paul, una accordata in mi bemolle, una in mi, spente naturalmente perché in albergo non c'era nessun amplificatore, che provammo un po' le strutture, ah, vabbè questa la sai, vabbè, ma durò 15 minuti forse tutta questa cosa, ah, vabbè ma vedo che le sai, e disse ma veramente no, però pensavo di imparare qualcosa in più dalle prove, vabbè, e quindi salimmo sul palco. Come feci? In realtà, siccome mi piace molto l'idea di suonare senza basso, ma la mia formula preferita è il power trio, cioè mi piace suonare col basso, non, chitarra, basso e batteria, però mi provai a casa un po' prima di andare, mi splittai con la mia pedaliera il suono e mi mandavo il suono in due ottave, uno in ingresso, questa è una roba un po' più da nerd tecnica, però magari forse anche questo ti interessava nella, certo, tua domanda, sì, non lo so. Certo. Mettevo un ottave in ingresso e poi prendevo, switchavo il segnale a un certo punto, senza troppi artifici, sai come lo facevo? Soltanto con l'uscita stereo del timeline, sì, il delay. Suono in mono io di solito quando suono con gli ampli, poi figurati, era un concerto in Sardegna, quindi avevo un ampli a noleggio, neanche il mio, quindi mi ero portato solo veramente 5-6 pedali, questo era tutto. E quindi sfruttando la doppia uscita del timeline, su uno gli mandavo un segnale dry che a sua volta entrava in un octaver della Boss, di quelli che puoi scegliere il range di intervento, certo, dell'octaver. Quindi in pratica è come se avessi splittato, me lo regolai in modo da farlo intervenire solo sulle due corde basse, quindi sul mi e sulla. E poi quel segnale lì splittato, uno rientrava nell'ampli della chitarra, quindi una testata 100 watt, non so quella sera cosa trovai lì, e l'altro invece entrava in un Ampeg con una cassa 8x10, quindi un ampli, cavolo, per basso, che era tra l'altro sia microfonato con un 421, quindi un Sennheiser, sia una linea diretta con DI, e quindi andavo, pure perché poi era un concerto davvero grande, sulla spiaggia di Golfo Aranci, quindi c'erano tipo 20.000 persone, c'erano 150.000 watt, cioè una roba grossa.
Però sai cosa? Anche lì basta salire con la convinzione giusta sul palco. Cioè, io e Luca Martelli non avevamo mai suonato assieme, io e Piero eravamo andati qualche volta a qualche festa assieme a Firenze, ma io non avevo mai suonato con Piero. Però dissi, vabbè, ma se questi due che suonano assieme da anni sono pazzi da farmi salire sul palco con loro, il problema è il loro, non è il mio. Cioè, e quindi, no, che poi ci siamo divertiti da morire. Poi infatti anche ho fatto ancora qualche concerto. Poi fortunatamente Giacomo è tornato. Sì, sì, ma la situazione era più o meno la stessa. Ora non so se Giacomo c'è, ma tanto so che anche lui si faceva tante risate ogni sera, ma nel senso positivo, ecco, nel senso di partecipazione bella, contenta, cioè di felicità sul palco. E lì ho capito tra l'altro davvero perché Piero è considerato il miglior cantante rock che abbiamo in Italia, perché è veramente una bestia, cioè veramente bravo, bravo, bravo. Sì. Anche in una situazione come questa, senza sequenze, senza nulla, veramente nudi e crudi, solo chitarra, esatto, e batteria, cioè lui saliva sul palco, un'intonazione pazzesca, e poi come tiene lui il palco davvero. Io guarda, salgo da 25 anni sul palco su un altro che di rock ne sa, Edoardo Bennato è un altro, che uno di quelli che l'ha portato in Italia il rock. Però Piero è veramente forte, forte, cioè controlla il palco come pochi, veramente, cioè siamo a livello, che ne so, di quelle icone che quando le vedi giù dal palco ti emozioni, un po' alla Iggy Pop, capito? Cioè di quelli che tengono il palco, cioè, hanno un carisma pazzesco. Sì. E questa cosa si impara, mi ricollego a quello che si diceva prima, si impara standoci sopra il palco, stando sul palco e avendo il coraggio di affrontare il pubblico con la convinzione dei tuoi mezzi. E quindi per esempio Piero è uno di questi qui, io quindi in quelle poche date che ho fatto con lui comunque ho imparato tante cose da questa sua consapevolezza. Quello ti dà veramente una bella forza, davvero. Grazie, spero che vada bene sul tuo brano. Sul tuo brano non ti cioè pazzesco, a parte che già quando ho visto la Telecaster ero contento. E poi hai detto Hendrix, Crosstown Traffic, e ti faccio i complimenti ancora una volta, perché da come l'hai suonata si traspare tutto la tua visione della musica, cioè il fatto che tu ti consideri, secondo me, più un arrangiatore che un chitarrista, cioè un produttore anche. Tra l'altro è bello perché tu le prime cose che hai citato all'inizio, quando ti sei presentato, sono state la chitarra ritmica, acustica di Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Sì. Quindi chi ti ascolta nelle cose che dici, accidenti, ma qua stasera non si doveva parlare di chitarre super esatto, tecniche, di super... Perché ora questo sta parlando di sta roba qui? Invece... Da chi ti ascolti, chi ha ascoltato anche il primo pezzo, abituato al tecnicismo che ci circonda spesso, soprattutto sui social, dove ognuno cerca di mettere in mostra in 3 minuti tutto ciò che sa fare, quando hai suonato, dopo aver suonato il primo pezzo con l'acustica, che poteva sembrare facile, ma non lo era assolutamente, ora hai suonato una cosa totalmente diversa, dove hai messo in campo invece un sacco di cose belle. Grazie, mano davvero. Destra della Madonna, si può dire, no? Sì, sì, sì. Proprio bella, bella, mano destra, bello, il suono clean, giusto, ma dove ogni tanto gli tiravi fuori quella cazzimma di qui sopra, e quindi nulla, vabbè, ce l'hai tutta, e soprattutto là, cioè, hai accennato Crosstown Traffic, ma poi potevamo dire tranquillamente che questo era un pezzo tuo, quindi anche, ti faccio anche i complimenti come compositore, no? Penso che non Grazie. Si offenda neanche Jimi Hendrix. Speriamo di no. No, no. Grazie ancora. Bene, bravo, bravo. Bene, grazie mille Giuseppe, grazie mille Gianluca. Intanto smuta di Marco, perché adesso è il tuo momento, e oltretutto anche tu suonerai una cosa completamente diversa da prima, perché ora è il momento, sì, della tua scimmia. Esatto. Allora, no, per questa esibizione vorrei ritornare un attimo a quella che per me è probabilmente la parte più importante del mio io musicale, che è quella dell'improvvisazione. Per me hashtag l'interplay, guarda la camera. Hai ragione, lo stamperò, cioè, però fuori dalla camera, cioè dovrò appenderlo da un'altra parte, quindi non servirà a nulla perché guarderò da quella parte. No, per me gemmare, avere dell'interplay con musicisti in generale, improvvisare sul fraseggio del momento è sempre stata una cosa importantissima, cioè la cosa che rimpiango più dell'assenza della scena live al momento non sono i macro concerti, quanto più le micro gemmette della domenica sera che si andavano a organizzare tra amici, e questo manca veramente tantissimo. Proprio per questo motivo in realtà c'è un brano in particolare che ha sempre accompagnato un po' la mia vita improvvisativa, se non altro anche da solo, no? È un brano su cui capita di passare ore e ore nella giornata a suonare, che è Spain di Chick Corea.
Ora, questa decisione arriva in un momento decisamente, cioè storicamente controverso, anche perché, ahimè, avevo deciso di portare questo brano prima che succedesse quanto è accaduto nelle scorse settimane. Quindi adesso ha un'importanza simbolica, ha quasi una sorta di... No, cioè, se già prima stavi sfiorando un brano che era meglio non sfiorarlo, adesso è proprio acqua alla gola e terrore negli occhi che guardano in camera, ovviamente. E quindi, ecco, non mi vorrei dilungare più di tanto a parole. Ed ecco, sì. Questo, bene, questo allora suoniamolo. Ricordati di mutare il microfono, così siamo tutti più contenti. Guardalo che professional, si leva le cuffie. Bye, man. Thank you.
veramente fatto proprio assoviglia tutto qua dentro. Cazzi. Pazzesco. Cos'è? Hai sentito il commento giusto della la verve napoletana? Sì, aspetta, che questo, ci qui sta, ci vuole l'hashtag. Ci vuole l'hashtag. Aspetta, ci faccio proprio l'hashtag giusto perché è questo. Sì. Sì, 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 sì. Anzi, mi faccio presente. Vai, vai, vai. Scusa, no, ci vorrebbe quell'altro, quello che a Roma va, è giusto in queste situazioni. Che mego, esatto. Mego complimenti. Eh? Vero, ci vorrebbe quello. Quello lì, più appropriato. Comunque voi non potete leggere i commenti, ma circa mezz'oretta fa mi sono salvato questo al volo che dice, sono arrivati già 1000 messaggi, circa mamma una quarantina mia di minuti fa, quindi vi dovrete rifare gli occhi a vedere tutto quello che hanno scritto, veramente... Pazzesco, bravissimo Marco, proprio la maturità armonica, ritmica, di suono, dinamica, guarda, mi ha mai spaccato, tutto, veramente pazzesco. Grazie. Puoi respirare pazzesco adesso, eh? Sì, sì, pian piano, sto ricominciando, ma in realtà è un fermo immagine, io ho messo qui una GIF, in realtà sono messo in play qualcosa, era tutto pre-registrato. GIF. Fantastico. Bene, bene. Se hai finito adesso di perché sono grande sullo schermo? Cosa vuoi da me? Fare le domande a Giuseppe e a Gianluca, anzi Gianluca per primo, quindi tutti ti stanno scrivendo hashtag guarda in camera, hashtag guarda okay, in camera. Ok, no, perfetto, lo fanno loro, vedi, ti hanno pure manlevato dal lavoro. Allora, la mia domanda riguarda proprio in generale quello che è il panorama della Fusion. Allora, per me è un genere che ho ascoltato tanto e che continuo ad ascoltare quotidianamente, forse è quello in cui mi cimento di più a livello proprio di arrangiamento e composizione, e mea culpa devo dire che ho una certa, non so come dire, non consapevolezza di quello che è il panorama fusion italiano invece, e proprio per questo volevo chiedere semplicemente se secondo te l'Italia ha un suo vettore che spinge in questa direzione, verso questo genere, oppure se è un prodotto tipicamente più internazionale, quindi più estero rispetto alla nostra musicalità. Beh, allora, diciamo che a me fa piacere vedere che tanti ragazzi così giovani come voi suonino fusion, cioè, meno male, più o meno tutti voi siete fusion, cioè... Nel senso, è un genere che raccoglie in sé chiaramente un sacco di sfumature differenti. Allora, io posso dirti un po' quella che è la mia esperienza. Io quando ero piccolino, diciamo intorno ai 18 anni, dai 17 ai 25 anni, mi ricordo che era pieno di localini. Io ti parlo di quello che è la realtà qua da me, no? Quindi siamo praticamente un po' a nord di Milano, ma comunque, insomma, noi andavamo spesso a Milano, c'era il papà di un del mio tastierista, il papà di Roberto Ragazzo, che lo saluto se nel caso ci fosse, e che ci accompagnava spesso, lui era un pianista, il papà, ci accompagnava spesso a vedere concerti, ti giuro che... All'epoca si parla comunque della fine degli anni 90, primi anni 2000, più fine degli anni 90. Capitava spesso di vedere anche 4 concerti in una settimana. Mi ricordo che dal mercoledì sera al giovedì, venerdì, e c'erano localini piccoli, ma come per esempio il Ponderosa. E io vedevo un sacco di... c'era Gigi Cifarelli, per esempio, Luciano Zadro, che sono jazzisti, però comunque all'epoca c'era un po' più una, diciamo, una tendenza a elettrificare, non so, un po' magari usare un po' anche il distorto. Era un po' più fusion, non era proprio jazz purissimo, ecco. Ma c'erano anche tipo Luca Zamponi, mi ricordo che aveva sulla band Luca Zamponi Mob, facevano proprio fusion loro. E in realtà di gruppi fusion ce n'erano tantissimi che io mi ricordavo. Adesso quello che vedo è che, vabbè, purtroppo il panorama si è ridimensionato molto per quello che riguarda il live. È per questo che dobbiamo, secondo me, proprio tutti, partendo da noi e poi voi che siete le nuove leve, rimboccarci le mani, secondo me, per costruire un futuro un po' migliore, perché purtroppo abbiamo perso tanto per quanto riguarda il live. La fusion l'ho vista un pochino, per quello che è la mia esperienza, un pochino morire nell'ambito live. Cioè vedo che magari il jazz un pochino ha tenuto, anche quello ne ha risentito. Però magari, non so, il jazz tradizionale può funzionare ancora magari anche nelle cerimonie, cose così. Però purtroppo, diciamo, quella vena
Io sono un amante delle cose creative, quindi magari nella Fusion c'è proprio spazio per potersi magari inventare anche un linguaggio magari più personale, no? Magari un po' al di fuori di quelle che sono proprio le convenzioni del genere, magari come magari in un jazz più tradizionale, ma sono più pesanti magari certi paletti, no? Da rispettare. Purtroppo quella cosa io non la vedo più tantissimo, la vedo in internet. Vedo un sacco di ragazzi che suonano Fusion e mi fa piacere vederlo. Spero che poi un giorno ritorni anche nei locali questa cosa qua. Per quello che posso dirti, io per esempio che suono tanto in Giappone, e in realtà là è diverso, cioè, ma hanno una tendenza a mischiare tutto, quindi per loro è più un genere è miscelato e più... è più bella la cosa, quindi i locali sono anche pieni zeppi quando magari si suona... Ci sono dei locali proprio Fusion, dove magari suonano anche rock strumentale o metal strumentale, cioè non fanno neanche divisione tra jazz, fusion o metal, purché sia strumentale, quindi ci sono proprio dei locali adibiti proprio a quel genere lì. In America, negli Stati Uniti sicuramente c'è tantissima, quella scena lì ancora c'è, soprattutto in certi locali, però comunque secondo me si è ridimensionato un po' dovunque, ecco. Certo. Mm-hmm. Bene, Giallo, che dici del pezzo che ha suonato Marco adesso? Mamma mia, Marco, sei veramente stupefacente, io non saprei, veramente non... cioè, dirti che sei bravo mi sembra quasi, quasi limitante, veramente. Un senso melodico pazzesco, un sacco di intuizioni, ma proprio sei molto coinvolgente quando improvvisi, sia con la chitarra che col piano, che con la tastiera, insomma. Hai un sacco di... mi piacciono proprio le frasi, anche il modo in cui articoli le idee, no? Con il modo in cui vai a riprendere proprio certe cose, proprio è organico, un discorso vero e proprio, capisci? Cioè, trasmetti proprio dei concetti proprio articolati che... Non sono semplicemente, si vede che proprio te la canti dentro, nonostante siano frasi comunque articolatissime, si capisce che ci hai macinato un sacco per sviluppare quel linguaggio, ma sei veramente padrone di quel linguaggio lì. È come se parlassi. Grazie. Vedo grazie. L'immagine fissa di Marco è rimasta sì, tale. Sì, esatto, ormai è sempre lì. Però guarda in camera questa immagine fissa, cioè almeno l'abbiamo fatta bene. Sì. È bellissimo, è diventata... Hai fatto morire la roba della GIF. Bene, grazie Marco. Grazie Gianluca. Vai con la domanda per Giuseppe, Marco. Per Giuseppe invece avrei una domanda che fa riferimento alla sua esperienza sui palchi e a proprio questo discorso che ho appena fatto, cioè l'interplay, la jam session. Ora, mi rendo conto che chiaramente, stando in un discorso di turnismo e professionismo, esistano le strutture, le parti. La mia domanda da profano, perché poi in realtà quello che penso di voler fare personalmente della musica non è tanto quello, per carità, il suonare dal vivo è una componente fondamentale, non riuscirei mai a privarmene, quanto più poi approcciare alla composizione. Però la mia curiosità è proprio, esiste uno spazio? E se sì, quanto è largo questo spazio di improvvisazione? Quanto dipende dal genere piuttosto che dal singolo artista? Guardo in camera, piuttosto che dal singolo artista. E questa è la domanda, direi. Guarda, mi leggo ancora una volta al discorso che facevo prima, cioè in realtà questa tendenza la possiamo anche spostare noi, cioè nel senso io, guarda, Thomas lo sa bene, forse anche qualcuno di voi, io sono quasi 25 anni che suono con Edoardo Bennato, quando sono entrato nella sua band, quindi la mia maggiore esperienza, soprattutto perché parliamo di così tanti anni, e sono entrato nella sua band quando avevo più o meno l'età vostra, perché sono entrato che ne avevo 23, 24, non mi ricordo neanche quanti anni avevo, comunque ne sono passati tanti, e in realtà facevo proprio il chitarrista, Edoardo si innamorò del mio trio, prese il mio trio e facemmo per 2-3 anni la tournée con il mio trio e il suo quartetto d'archi, quindi c'erano delle strutture molto belle, precise, però lui è un artista che ha una visione che parte molto dal rock blues, quindi è anche un genere che si presta anche a un po' all'improvvisazione, all'interplay sul palco, a stravolgere anche sul momento le strutture. Però col tempo io poi, Thomas lo sa, un po' perché non mi sono mai fermato con la mia curiosità di provare ad andare avanti, imparare delle cose, imparare di tutto, anche a come si posizionano le luci sul palco per migliorare lo show. Quindi ho imparato anche a capire come far suonare meglio il palco, come far suonare meglio
il palco e far sentire bene le persone giù. E quindi pian piano il mio ruolo si è trasformato, non sono più il suo chitarrista, sono anche il suo produttore. Però per esempio anche avrei potuto scegliere col tempo di suonare con delle strutture schematiche, mettere tutti i brani e suonarli come si fa e riproporli anche in concerto come sono sul disco, che è una tendenza, aggiungerei un mio commento, anche un po' brutta della musica pop italiana, perché io capisco che la gente è abituata, però in realtà noi... E vuole, spesso sì, i produttori confondono ciò che vogliono loro con ciò che vuole il pubblico. In realtà noi il pubblico siamo prima noi che possiamo dargli una mano ad elevarsi, a crescere, possiamo istruirlo un po' meglio il pubblico. Invece per un fatto di semplicità spesso si, nella musica italiana si ha questa sensazione che nel turnismo sfrenato bisogna dare al pubblico quello che il pubblico è abituato ad ascoltare. Quindi se in radio, se sul palco, no, sul palco di Sanremo no, perché fortunatamente sul palco di Sanremo si suonano tutte le cose. Infatti spesso, purtroppo per fortuna, negli ultimi anni le cose che si sentono a Sanremo sono più belle di quelle che poi si sentono in radio nei dischi dei cantanti che vanno a Sanremo, perché lì hanno comunque un certo, o comunque perché gli archi sono veri, perché i musicisti sono tutti bravi, quelli dell'orchestra di Sanremo eccetera, però poi si ha questa brutta abitudine di andare lì sul palco e suonare con 30.000 tracce già preregistrate. Quindi anche musicisti bravissimi si ritrovano poi sul palco a fare delle cose, pochissime cose, perché c'è quasi tutto in sequenza. Mentre io invece, per quanto mi riguarda, siccome questa cosa con Edoardo la gestisco io insieme al mio grande collaboratore che si chiama Raffaele Lopez, che è il nostro pianista, mi piace suonare tutto, cioè nel senso sul disco c'erano 3 chitarre, sul palco siamo in 2, pazienza, faremo con 2 chitarre. Perché credo che il pubblico debba essere innanzitutto rispettato, quindi noi sul palco dobbiamo portare innanzitutto verità, quindi non mi piace mettere i cori in sequenza, mettere troppi gruppi. Per farti un esempio, su 25 brani di scaletta, su 2 abbiamo il click in cuffia, perché deve andare in sync il video, ma se no per il resto suoniamo tutto dal vivo. Però non è soltanto una scelta di genere o una mancanza di esigenza, è una scelta nostra artistica, cioè il fatto di voler fare delle cose vere, che chiunque potrebbe stare al posto mio e farla, hai capito? Cioè senza troppi artifici. Poi i LED wall ce l'abbiamo anche noi, il fumo, le fiamme ce l'abbiamo anche noi, però se poi ci fai caso, 100.000 biglietti li vendono a Imola e CDC, per esempio. Non voglio fare nessun nome dei musicisti italiani, però e quelli salgono sul palco, sono un quartetto, cioè 2 chitarre, basso e batteria, e basta, cioè c'è solo verità lì. Ma questo concetto, questo approccio può essere fatto con qualsiasi genere di musica, anzi, cioè la musica è bella perché è suonata. Io, guarda, non rinnego la tecnologia, sono circondato dalla tecnologia. Davanti a me c'è davvero di tutto e di più. Siamo un negozio di musica, c'ho uno studio di registrazione qua davanti. Però in realtà poi la musica non ce la dobbiamo mai dimenticare, che la componente fondamentale della musica è proprio la verità, il fatto che tu prendi uno strumento in mano, cioè stasera Marco, Camilla, Edoardo, Simone, cioè hanno messo in campo la loro verità ed erano lì nudi e crudi. Sì, suonavano su delle basi, perché purtroppo in camera loro non potevano avere il loro batterista, magari avrebbero preferito, poi però diventava tecnicamente ancora un po' più complicato mettere in diretta tutta questa roba. Però quando viene fuori la verità, il pubblico non è stupido, se ne accorge, quindi questa cosa la apprezza. Quindi io ti consiglierei di provare nel tuo piccolo, nel tuo grande, di provare a dire la tua e convincere le persone con cui ti troverai a lavorare che la verità è sempre la strada da perseguire. Secondo me ci si può provare, forse quasi sicuramente verremo anche premiati, poi i numeri a volte non ci danno sempre ragione, per carità, però andarsene anche la sera a casa con la coscienza pulita pure è una bella soddisfazione, diciamo. Poi io sono sempre convinto che per me basta che se ne vadano a casa 3 persone contente, che sono contente della musica che ho fatto, poi se sono 300.000 ancora meglio, ma anche se sono 3 va bene. Senti, del brano di Spain che ha suonato, che ne dici? Allora, del brano di Spain sei stato fortissimo, sai perché? Perché hai iniziato proprio con calma, bello, hai fatto questa variazione sul tema dell'introduzione di Spain, che è molto bella, tra l'altro lui faceva quella cosa anche nella versione originale, veramente bella, molto melodica.
Poi si è partito subito con l'improvvisazione. Poi a un certo punto io ero lì che dicevo, ecco qua, ora prende la chitarra e ci fa il culo a tutti. Invece anche con la chitarra, in realtà, sei stato fortissimo, hai fatto un'improvvisazione molto bella, tra l'altro sempre molto coerente all'armonia. Questa è una delle cose che mi piace di più di quando uno improvvisa, cioè quello di non dimenticarsi mai gli accordi. Cioè, infatti mi piace molto il tuo modo di fraseggiare, tenendo ben presenti i modi, tutti i passaggi, seconda, quinta, prima, lo vedevo, li seguivi proprio per bene, come si deve fare in quel genere là. Infatti mi piace molto il tuo modo di suonare, perché comunque stiamo suonando una roba di quel genere lì e tu hai improvvisato con quella roba lì, nonostante avessi poi in mano una bella solid body con un suono non cattivo, però ce l'avevi una componente di crunch sotto, che quando ci davi con la mano destra questa cosa veniva molto fuori. Infatti mi piace molto la dinamica che usi col plettro, mi piace molto. Poi però le cose più belle, più interessanti le hai tirate fuori quando sei tornato di nuovo al piano, ho detto, minchia, ora che ci fa? Poi mi aspettavo sempre, tra l'altro complimenti anche per l'arrangiamento, perché in realtà è stato bellissimo la chiusura con l'obbligato. Lì hai dimostrato, perché dicevo, cavolo, però stai improvvisando, però me l'aspettavo il tema. E lì ci hai ammazzati tutti sul finale. Ho detto, vabbè, buonanotte, arrivederci, grazie. Ciao. Bravo, grazie. Buonanotte, grazie, arrivederci e grazie. Questo è al lato tuo, questo è un po'... rimane per sempre, fantastico. Bene. Mamma, ragazzi, che botti. Bene, allora adesso ci chiudiamo in bellezza, esatto, con la nostra Super Camilla. Super. Intanto, ragazzi, se state vedendo la diretta su YouTube, mettete un like a questo video e ricordatevi, io lo ricordo ogni volta, che YouTube è un po' scemo, che non porta i vostri commenti sotto i commenti. Quando è finita la diretta, avete preso tanto stasera da questa diretta, dai ragazzi, degli ospiti, lasciate un commento, scrivete un commento di com'è stata per voi questa serata, perché è molto importante questa cosa per YouTube, e purtroppo i 600 miliardi di commenti che avete scritto, lui non li salva sotto la diretta, non c'è niente da fare. Bene, Cami, che ci suoni adesso? Ok, vi suono un altro pezzo mio che si chiama Liliac. Ok, facciamo una cosa, allora, intanto chiudi il microfono. Adesso non cercherò di fermarti come prima. Fai una prova però del volume, mettimi la base e la chitarra così siamo sicuri che è a posto, poi ferma la base e poi la ripartiamo. Metti pure la chitarra un attimo. Ok, ci siamo, riparti da capo, vai tranquillo.
Grande Camilla, bravissima, veramente fortissima. Mamma mia. Proprio 7 più, si diceva a Roma, ma molto più di 7 più. Molto più. Ho visto che ti sei messa a litigare col cavo del microfono a un certo punto. Sì, sì. Allora, adesso dacci un po' di manetta alla voce e di volume e avvicinati bene il microfono perché è arrivato il momento di fare le tue domande. Ok, la domanda a Gianluca. Ah, volevo chiederti, nei periodi in cui magari senti che non stai migliorando sullo strumento, se cerchi magari un approccio diverso o cosa fai in particolare per cercare di andare avanti? Allora, guarda, secondo me fa benissimo ogni tanto proprio staccare la spina e magari anche non suonare per un giorno o due o per un po' di tempo può far bene. Prima anche Giuseppe si parlava di fantasia, di creatività, no? E mi rendo conto che spesso quando si è tanto immersi nel mondo della tecnica, no? Poi è facile che proprio venga meno quella parte creativa lì. Quindi secondo me staccare la spina ogni tanto fa bene. Poi staccare la spina può essere chiaramente proprio non suonare per un po', oppure magari proprio cercare un approccio, come dicevi tu, diverso. Io per esempio mi ricordo che quando ero più piccolino, insomma, mi piaceva molto leggere i libri di teoria, di armonia, ma anche perché poi comunque ogni libro di teoria, di armonia ha un approccio diverso, quindi in realtà c'è sempre da imparare, non smetti mai. Allora io avevo un po' di libri, magari ci capitavano delle sere che proprio di suonare magari non, oppure magari perché ero veramente affaticato, oppure non me la sentivo proprio tantissimo, non mi andava di sprecare tempo perché ho sempre avuto quell'impellenza di dover sempre, cioè è come se avessi sempre un conto in sospeso con la musica, ecco, non con la chitarra, con la musica sì, con la chitarra non sempre, per cui comunque cercavo sempre di farlo fruttare. Poi dopo, fortunatamente, è arrivata l'epoca dei computer, per cui ho cominciato magari anche appunto a scrivere con i primi DAW, no? All'inizio avevo l'Atari con Cubase, la versione originale, e poi adesso molto del mio tempo è dedicato proprio alla stesura di idee, no? Arrangiamenti, mix, piuttosto che proprio scrittura di nuove idee, a volte esperimenti proprio alcune volte fallimentari, altre volte diciamo più di successo, tra virgolette, però, e diciamo che sicuramente staccare un pochino la spina e provare un approccio differente sicuramente fa migliorare, perché comunque poi il fatto di proprio essere ossessivi su un obiettivo magari tecnico così non porta a grandi risultati. Poi quando stacchi la spina dopo un po' le cose vengono da sé, vengono, dopo un po' vengono automatiche. Bene, dagli pure un feedback sul brano che ha suonato. Mazza, veramente il feedback è impressionante, hai una maturità che io conosco, anche questi brani. Fra l'altro che qua sento il tuo stile proprio, no? Avevo visto tante improvvisazioni tue su basi di altri, però mi stupisce un sacco vedere questa maturità, sono veramente sterefatto a livello compositivo anche. Si vede che ascolti tantissimo oltre che suonare, cioè si vede che hai un sacco di ascolti, anche parecchio eterogenei, cioè questa è una cosa che proprio mi fa molto piacere. Non so, non riesco a spiegarmi veramente come tutta questa roba qua è filtrata, cioè un sacco di ascolti, un sacco di tecniche, un sacco di frasi, vibrati bellissimi, quella mano destra che ti uccide. Grazie. No, veramente bravissima, pazzesca, veramente. Sì, sì. Bene, grande, grande Giuseppe. Scusa, oh, stasera sono cotto, ragazzi, avete pietà. Grande Gianluca, sono arrivato pure io, porca miseria. C'ho la RAM che swappa proprio, ormai ho finito la RAM. Che miseria, guarda. Devi andare in vacanza. Mamma, sì, vacanza. Sarebbe bello almeno dormire, cioè non dico tanto, sarebbe dormire.
Cioè, lo dicevo prima ai ragazzi, cioè, questa cosa di stasera è da ieri mattina che ci stiamo lavorando ininterrottamente, perché comunque dietro c'è un casino di contatti, telefonate, prove audio, manda e pubblica questo, organizza qui, puntuali, siete pronti, avete fatto questa cosa, sistemate, avete recuperato le cuffie, quindi almeno dormire sarebbe bello. Vabbè, poi lo sapete, ci siamo passati già con voi, quindi... Vai Cami, la tua domanda per Giuseppe Scarpato. Ok, io volevo sapere se nel tempo è cambiato il tuo approccio allo strumento e come è cambiato, anche per il fatto di aver suonato con un così grande artista italiano, se ha cambiato il tuo approccio allo strumento. Guarda, quello inevitabilmente, ma anche proprio per mancanza di tempo, perché poi quando ti cominci a dedicare anche ad altre cose che riguardano la produzione della musica, quindi anche il lavoro di scrittura, di arrangiamento, di mix, ma anche solo di organizzare lo studio, di chiamare gli altri musicisti, di chiamare quello che ti farà il mastering, di controllare i credits, la copertina, la stampa, eccetera. Cioè sono tutte parti che ti prendono tanto tempo e quindi inevitabilmente dedicherai meno tempo allo strumento. Qualcuno sicuramente dirà e si sente, perché poi cominci a suonare peggio la chitarra, inevitabilmente. Però fondamentalmente, e mi riallaccio a quello che diceva Gianluca poco fa, in realtà sono poi altri gli stimoli che ti possono arrivare, che ci possono anche arricchire, quindi può cambiare anche il nostro metodo di studio. Vedi, a volte anche magari, passatemela questa, la noia da troppo tecnicismo può essere stimolata con periodi di semplice chitarra messa lì sul divano, che ogni tanto la prendi e ci suoni delle canzoni. Magari io, per esempio, c'è stato un momento nella mia vita che sono cresciuto di nuovo tanto come chitarrista, ma come musicista, non mi piace, quindi anche come fruitore di musica, come produttore di musica, eccetera. Quando, forse a Thomas l'ho già raccontata questa cosa, quando mio figlio ha cominciato a fissarsi, ma proprio una fissa da manicomio quasi, per i Beatles, e quindi in casa mia per almeno 10 anni si ascoltavano solo i Beatles, inevitabilmente appunto quella chitarra sul divano ogni tanto diventava lo sfogo per mettere in pratica quelle cose che io per 10 anni sentivo dalla mattina quando lo portavo a scuola, alla sera quando lui andava a dormire, che voleva essere cantato Something mentre era in culla, capito? Cioè, e quindi questa cosa qui, inevitabilmente, anche se io non la studiavo tecnicamente la chitarra, mi ha portato a suonare automaticamente un po' come George Harrison, un po' come Paul McCartney, un po' come Lennon. Anche nell'approccio compositivo, anche nelle idee armoniche, in tutto. Quindi gli ascolti io credo che siano anche una proprio delle cose fondamentali che ci possono influenzare nel nostro percorso da musicista. Lo so, dico una banalità perché poi è vero, però quanto ci può far crescere ascoltare un certo tipo di musica, ma in generale tutta la musica bella. Ora non voglio parlare solo dei Beatles, però... Ti ha cambiato sta cosa di tuo figlio. guarda, non hai idea quanto. Però in realtà, ma anche perché poi, sai cosa, ti approcci, mentre quando appunto sei molto giovane ti lasci anche impressionare da tanto, dalla tecnica, dalla fusion. Io mi ricordo che in quegli anni d'oro che accennava prima Gianluca dei locali, anche Napoli per esempio era uno di quei posti in cui si suonava tanta fusion, ma si suonava tanto perché c'era tanto spazio. Io te l'ho raccontato già, Thomas, quando avevo dai miei 18 ai 23 anni, credo che non andavo ai concerti, ma suonavo nei club, penso 4-5 volte alla settimana, cioè, ma proprio concerti miei, del mio trio, cioè suonavamo sempre perché bastavano 2 tavoli e una sedia e si compravano un mixer e 2 casse e ti mettevano un'asta con un microfono lì e ti dicevano vai, se vuoi cantare suona, se vuoi suonare suona, ti pagavano, cioè era una cosa che mi ha dato tanta dignità nel fare il musicista e ti faceva crescere tanto. E quindi ascoltare tanti, non mi voglio perdere, però ascoltare tanti generi di musica, tanta musica molto diversa, tipo comunque costantemente
dare una mano ad andare avanti, perché guarda, io lo dico sempre, la passione, la curiosità sono le cose, il motore proprio del musicista, perché sono proprio quelle cose che ti danno la forza anche di affrontare, poi lo sappiamo tutti bene che intorno al mondo della musica e alla voglia di farla diventare la nostra vita ci sono mille problematiche di questi tempi, ancora di più di una volta, cioè o comunque sono cambiate le problematiche, però se siamo spinti da una passione forte, da una curiosità forte, è la cosa che ci può dare davvero la spinta più importante. Io sono contento per voi quattro, perché in realtà tutte queste cose qua stasera le ho viste proprio chiaramente, quindi vi auguro di fare un percorso bellissimo, ora indipendentemente dai risultati che si raggiungano o meno, però è proprio la bellezza del percorso, del viaggio, che poi è quello che ci rimane dentro. Poi se uno nel frattempo riesce a farlo diventare il proprio lavoro, a viverci anche, tanto di guadagnato, ecco. E Camilla, per il brano che hai suonato, vabbè, la traspare ancora più del brano che hai suonato prima, traspare una maturità pazzesca che davvero è rara. Sai perché? Perché sono state più i silenzi e le pause che hai suonato più che le note, quindi di questi tempi, lo so, lo ripeto, pare che io sono contrario alla tecnica, in realtà no, però non è da tutti, soprattutto da tutti così giovani, sentire tutto questo respiro, cioè nel tuo modo di suonare non trovo mai ansia, che invece è un difetto che molti hanno, soprattutto quando ce l'ho io tuttora, che ho quasi 50 anni, figurati. Però te sei talmente giovane che sei spiazzante nel tuo non avere ansia, cioè questo fatto che anche nelle cose che scrivi, nelle cose che suoni, non rincorri mai niente a nessuno, questa è proprio una dote pazzesca, perché fondamentalmente è difficile, anche ritmicamente, rimanere sul timing lasciando tutto questo spazio alle note non suonate, è una roba pazzesca e ti porta a sbagliare sempre in realtà. Mentre credo sia molto più facile quando uno ha una padronanza come quella che hai te, potrebbe risultare molto più semplice suonare tante note, dici tanto io riempio tutto lo spazio, chi se ne frega, nessuno, non lascio spazio agli errori, invece tu lo lasci lo spazio ma non li fai gli errori, e quindi grazie. E ancora ma fai i salti mortali, esatto. Bravo. Esatto, sì, sì. Bene, che spettacolo. Ragazzi, che serata fantastica. C'ho ancora due bombette da tirarvi. Oui. La prima è questa, che adesso in realtà no, ve la volevo tirare. Sono scemo, non ho messo qua la grafica. Aspetta che mo ve la metto su. Eccola. E giovedì sera, e visto che abbiamo parlato anche di grandi artisti, eccetera, e anche del fatto che questo format Music of Young segue lo stesso mood che noi abbiamo con i super professionisti. E adesso veramente per un caso bellissimo per un utente su Discord, Luigi Pucci, che ci aveva un contatto con questo grande artista, giovedì sera ci avremo ospite una leggenda vivente, forse l'unico vero erede di Django Reinhardt, che è Birelli Lagren. Che sarà una cosa micidiale questa cosa, lui poi queste cose non le fa mai, considerate che loro sono abituati giustamente a quel livello a fare queste esibizioni anche streaming a pagamento, e anche molto alto il costo, però io gli ho mandato il video, oltre di Lee Ritenour, Andy Timmons, altri che abbiamo visto, gli ho mandato il video di Music of Young, la prima puntata, e gli ho detto vedi Birelli, noi, che poi si dice Birelli credo, e noi facciamo questo per la musica in Italia, per stare vicini alle persone, soprattutto in un mondo, in un momento ormai è un anno che stiamo così, difficile, di grande solitudine. E lui ha detto, guarda, te lo dico già, mi piace tantissimo, vengo, ci sono. E io ho detto, guarda, dimmi tu quando vuoi, ma anche a maggio, giugno. No, settimana prossima, cioè proprio pronti via. Quindi lui martedì, giovedì sera sarà qua, io sono emozionatissimo anche perché lui è uno di quei musicisti del jazz che mi amo alla follia, l'ho anche visto dal vivo in Austria tanti anni fa, personaggio pazzesco, non vedo l'ora che venga giovedì per farvelo conoscere, e lui stasera si è visto un pezzo di questa diretta, mi ha scritto prima, ha visto suonare qualcuno di voi, quindi è stata
una cosa stupenda. È rimasto molto colpito da questa cosa, di far suonare i ragazzi giovani, di avere uno spazio per loro, e quindi si è buttato a capofitto in questa cosa. E, esatto, dopo Limit Now, Martin Monsalto, chi ti volevi aspettare? Esatto. L'altra cosa che vi volevo dire è che, per chi diciamo si fosse collegato da non tanto, questo progetto che stanno facendo i ragazzi di Music of Young su Discord ha già generato i suoi primi frutti, perché qualcuno dei gruppi ha già condiviso il progetto finito, diciamo questa beta da valutare, poi faremo questa diretta insieme ai professionisti, già avevo detto prima. Però soltanto per farvi annusare questa cosa e per farvi capire quali sono le potenzialità di questo percorso e anche della piattaforma di Discord, come l'abbiamo messa su in piedi dentro Music Off, adesso vi faccio vedere uno dei video. Non ve li faccio vedere tutti, non vi faccio vedere quello più bello, quello più brutto. Ne ho scelto uno dove non ci fosse nessuno dei ragazzi di stasera, in modo che fosse uno spazietto, e ho scelto semplicemente quello del team 1, nel senso sono 8 team, ho scelto quello del team 1 per farvelo vedere. Non è una gara, però, tra i team, è un lavoro di coordinamento e di collaborazione anche tra team diversi. Questo team, loro non si conoscevano, questi 4, che sono Samuele Perduca, Elisa Zimbardo, Valerio Agulini e Luca Massa, non si conoscevano, non si erano mai visti, oltretutto Luca 15 anni, hai capito? Una roba così. Uno di Tortona, una siciliana, cioè giro per il mondo, uno campano, proprio una cosa micidiale. Loro si sono visti per un mese su Discord e hanno costruito questo pezzo, l'hanno scritto insieme, arrangiato insieme, registrato. Poi Gidio Perduca, il papà di Samuele, che c'è un bellissimo studio a Tortona, gli ha fatto il mix, quindi la qualità è sicuramente buona, molto buona la qualità. Però ecco, mi impressiona tantissimo, tantissimo il fatto che in un tempo come questo, dove siamo a distanza, dove non ci possiamo abbracciare, baciare, incontrare, neanche suonare nella stessa stanza, e dove, Giuseppe me lo potrà confermare, sono già anni che ormai le produzioni si fanno a distanza il più delle volte, dove ti arriva la parte dall'arrangiatore, registra questa parte, tu la registri, gliela rimandi indietro. Fare questo lavoro di collaborazione è stato incredibile, soprattutto perché poi hanno coinvolto anche un po' di musicisti professionisti dentro questo lavoro, quindi è stata una cosa. Quindi adesso vi faccio vedere questo flash. Tanto ringrazio Enrico Silvestrin che ci ha appena fatto il raid, grazie mille Enrico, sei arrivato proprio preciso. Vi faccio vedere questo brano che si chiama Wind Down in Paradise del team 1 di Music of Young. Si sente? No? Sì, si sente, a posto, via.
Bene, proprio i calci in bocca di punta. Scusate che forse si sentiva in mono, mi dicevano, però aspetta che vi riapro i microfoni un attimo. Bomba. Era stereo? Sì, sì, io sentivo stereo, sì, 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 era a posto, okay. Scusate. Anch'io. Che dite? Vi è piaciuto? Pazzesco. Molto figo, sì. Ammazza. Ecco, adesso al di là del brano, quello che volevo dire prima è che stiamo tutto il giorno a lamentarci, io vedo tutti i giorni i social anche per lavoro, è un continuo lamentarsi della situazione di merda, lo è, non possiamo fare niente per cambiare questa cosa adesso, possiamo soltanto guardare la prospettiva da un altro punto di vista, nel nostro piccolo da musicisti, ecco qui stiamo cercando di fare qualcosa di bello, di costruttivo che lasci un segno pure per domani, oltretutto sabato i ragazzi scopriranno cosa ci abbiamo veramente in mente con questo progetto che loro ancora non lo sanno veramente. Però ecco, mi impressiona tantissimo vedere quattro giovani, e vi ripeto, adesso senza togliere nulla a nessuno, ma Luca, quello ricetto biondino con la strato, c'ha 15 anni quel ragazzo, 15 anni. Aiuto. Vedere che loro su Discord, collegati con grande amicizia, semplicità, senza nessuna grillo per la testa, si chiamano a Roma, senza nessuno dovesse fare la prima donna, dove c'era qualcuno sicuramente più preparato, qualcuno meno, qualcuno non aveva mai registrato un brano, eppure l'hanno fatto. Mamma mia. Eppure l'hanno fatto. Io a 15 anni non suonavo neanche la chitarra, figure. Esatto. Non avevo neanche iniziato. Esatto. Mannaggia, io penso sempre che se c'è un modo per dividere la popolazione mondiale è questo, che ci sono quelli che non fanno e criticano e ci sono quelli che fanno e realizzano. Bravo. Ecco, i ragazzi esatto. Lo stanno facendo, esatto. Oltretutto loro si sono scelti con chi collaborare dei big, l'hanno chiamati, gli hanno chiesto, sono stati anche promoter del loro progetto, hanno chiamato fonici, bassisti ce ne so di meno nei Music of Young, ce ne so pochi adesso, quindi questa cosa la stiamo facendo su Discord, si può coinvolgere anche gli adulti, è solo l'inizio, lo stiamo seminando, se volete farlo insieme a noi, il posto ci sta già, vi rimando il link, se volete partecipare alla community Discord di Music Off, è uno strumento Discord, non è un fine, è uno strumento che però ci permette di fare anche queste cose, e vi ripeto, questo è solo il principio, quindi come si dice a Roma, piate vesti spicci. Bene, bene, e allora siete contenti? Vi siete divertiti stasera? Un sacco. Molto. Bene, sono proprio contento. Io vi ringrazio tantissimo Giuseppe e Gianluca di essere stati con noi stasera. Non scherzi. È stato un onore proprio. Anzi, guarda, adesso già mi preparo per la foto di quando finiamo. perché è stata una serata stupenda di musica pazzesca, i ragazzi sono stati fantastici, superata quel momento veramente. Di emozione iniziale hanno dato il bianco, il meglio hanno dato, e questa cosa è bellissima perché quando poi uno sta sotto pressione è lì che dai il meglio anche a livello biochimico nel tuo corpo, è quello il momento giusto. Sì. Adesso voi rimanete un attimo qua così ci salutiamo. E voi che siete su Twitch, io adesso vi porto con la funzione Raid a vedere un gruppo fantastico che sono anni che fanno streaming, un marito e moglie brasiliani pazzeschi, vi ho già portato da loro Tangerine Club. Rimanete collegati perché adesso quando chiudiamo la diretta sarete trasportati in questo posto bellissimo, se ci riesco. No, invece non funziona il Raid stasera su Twitch. Benissimo. Aspetta, vediamo, provo un'ultima volta e vediamo. Ogni tanto si impalla e va. Ha deciso che non va. E volevo ringraziare tantissimo pure Enrico Silvestrin che è passato, cioè, ha fatto lui il Raid a questa diretta. Grazie anche a tutti gli amici che sono diventati nuovi follower di Music Off. Noi facciamo streaming 2-3 volte alla settimana con artisti giovani. Incontri anche dove parliamo di musica, quindi siamo anche affini con Enrico come stile e come almeno quantomeno come mission. Voi restate qua, noi ci vediamo giovedì sera con l'appuntamento con Mr. Birrerilla Gren alle 21 come sempre, ovviamente sarà tutta in inglese, quindi se non lo sai sallo, come si dice da voi. voi rimanete qua, adesso vi lascio l'ultimo a schermata a voi che state vedendo la diretta, se siete su YouTube mettete un like, ricordate di lasciare un commento dopo la diretta e ci vediamo giovedì sera. Grazie mille.